Signore e signori, buonasera. Siete pregati di prendere posto. Tra 5 minuti inizia il Gran Premio Internazionale del Doppiaggio. Signori e signore,
Sta per iniziare il Gran Premio Internazionale del Doppiaggio. Vi prego di prendere posto. Grazie e benvenuti a tutti. Thank you.
amici miei, vi amo tutti. Ciao. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera. E benvenuti alla quindicesima, perché si dice così. Alla quindicesima edizione del Gran Premio Internazionale del Doppiaggio. Come sempre, tutela dell'eccellenza mondiale che il doppiaggio italiano rappresenta, custode del nostro patrimonio linguistico. E anche quest'anno abbiamo una miriade di premi, da quelli tecnici a quelli artistici, dalle voci, la direzione e le menzioni speciali, i premi alla carriera, c'è davvero di tutto questa sera. Ma prima ci presentiamo a tutti voi. Esatto. Siamo tutti amici e ci conosciamo tutti molto bene, ma io ci tengo a... Per quelli che non lo sanno. Esatto. Per quelli che non lo sanno. Quindi, signore e signori, la grandissima Emanuela Rossi. Un applauso. Grazie. Brava! La adorata Domitilla D'Amico. Bravissima. La talentuosissima, incredibile Sara Ciocca. E la meravigliosa e splendida Rossa Caputo. Siamo a posto così. Allora. Bene. Giusto! La grandissima Rossella Izzo! Tocca a te. Bene. Ora che ci siamo presentate, direi di iniziare, no? Iniziamo, certo. Buon inizio. Anche quest'anno grandi protagoniste sono state le case di distribuzione e le piattaforme online che hanno proposto le candidature dei film e delle serie in gara. La nostra giuria ha poi stabilito i vincitori. Yes. Benissimo, la giuria, abbiamo la nostra giuria che quest'anno è un vero e proprio esercito, perché sono più di 100 persone. Io spero che abbiano votato con sapienza. Ecco. È vero, ma penso di sì, perché non era facile la scelta. Avete visto le candidature, insomma, erano tutti i nostri colleghi veramente meritevoli. Sì. Però vediamo, insomma, siamo qui per questo. And? E ovviamente, come lo scorso anno, anche quest'anno sono presenti con noi per la serata dei giovani comunicatori, divulgatori seguitissimi online. Sono in diretta in questo momento dal foyer del teatro su Twitch, che è la piattaforma interattiva di contenuti ed intrattenimento streaming. Si chiamano The Man Under the Hood e la loro trasmissione dedicata al doppiaggio si chiama Live Talks. E tutti i nostri ospiti saranno invitati. Prego, facciamoglielo questo applauso. Sì, giusto, grandi. Giusto. Bravissimi, ragazzi. Bravi, grazie di rappresentarci anche in streaming online, che oggi è così importante. E ovviamente i nostri ospiti saranno invitati appunto a raggiungere The Man Under the Hood per fare quattro chiacchiere, una piccola intervista, per poter dire la loro e potersi esprimere un po' più a lungo di quanto ci è concesso su questo palco, visto che i premi sono tanti, dobbiamo correre anche quest'anno. Yes. Run. E ricordatevi che ci potete seguire sul sito premiodeldoppiaggio.it o comunque sulla nostra diretta streaming, sui canali social del premio, ci trovate anche su YouTube. Non saremo sole, ovviamente siamo accompagnate per tutta la sera dal grandissimo maestro Vivaldi e da un quintetto meraviglioso, non a caso femminile, di sole donne favolose. Maestro Vivaldi è un compositore di grandissima levatura ed è un grande amico. Beh, del un Gran nome Premio. Una garanzia. Un nome e una garanzia, Vivaldi. Viene spontaneo dirlo. Yeah. Esatto. Levatura! Cavolo. Va bene. E allora? Ma abbiamo adesso detto tutto? No, ma c'è no, quella cosa? C'è una sorpresa. C'è una piccola sorpresa. È vero. È vero. Quest'anno abbiamo avuto il bisogno, l'abbiamo sentito veramente forte noi quattro, di istituire un nuovo premio. Ce lo vuoi presentare tu, Emanuela? Sì. Sì, insomma, si è pensato di istituire un nuovo premio dedicato sempre alle donne e ad un personaggio di grande levatura artistica che purtroppo ormai non c'è più, ma penso che quasi tutte noi l'abbiamo conosciuta, e ci sembrava giusto ricordare il suo nome, perché è stato un personaggio a livello artistico che ha fatto grandi cose nel doppiaggio. Sì, e questo premio prende il nome di Fede Arnaud, proprio in onore della sua creatività. Grazie. Grazie. E del suo valore artistico, perché in quanto donna ha dovuto faticare più di altri per emergere, ma che poi con il passare del tempo ce l'ha fatta. Proprio lampante il suo talento.
E questo premio, il premio Fede Arnaud per la forza creativa, così l'abbiamo battezzato, quest'anno è totalmente dedicato alle donne, ma negli anni futuri verrà aperto a tutti. A tutti coloro che dimostrano dedizione, passione, assoluta adorazione per questo mestiere meraviglioso che è il doppiaggio e che dedicano la loro vita, ogni attimo e ogni respiro a renderlo sempre più bello e sempre più unico, esatto, nel suo genere. Ed è aperto a tutti, prima o poi toccherà a tutti. Appunto, va bene? Cana, non vi offendete se quest'anno non... siete stati nominati. Benissimo. Ma dobbiamo ammetterlo che abbiamo fatto tutti in fretta e furia. È stata un'improvvisata. L'abbiamo proposto quanto? 3 giorni fa? Assolutamente. È stata una cosa molto molto veloce. E allora, iniziamo con le nomination. Abbiamo sinceramente avuto molto molto il bisogno di... Sì, sì. E ricordiamo però che i vincitori entreranno a far parte della giuria permanente del Gran Premio Internazionale del Doppiaggio e riceveranno una pergamena come attestato. Molto bene, quindi perciò facciamo un grande applauso tutti insieme a queste splendide, meravigliose prime vincitrici del premio Arnaud. Ed è con grande, grandissimo onore che invito sul palco direttrice film d'autore Maura Vespini. Grazie. Direttrice film cinema Claudia Razzi. Direttrice animazione Rossella Izzo. Direttrice serie TV Alessia Mendola. Vieni Rossi. Rossi. Rossi, la tua pergamena. Allora, adattatrice Laura Cosenza. Supervisor Rosetta Fortezza. Dai! Dove sta la Fortezza? Eccola la Rosetta! Eccola, allarghiamoci. Assistente Elisabetta Cortese. E fonica Valentina Capecci, che però questa sera purtroppo non è riuscita a venire. Ma Rossella ritirerà il suo premio. Molto bene. Benissimo. Allora, a chi vogliamo dare il microfono? Rifaccio. Prego. Sì, sì, certo. Grazie Rossella. Ci togli dall'imbarazzo. Allora, devo dire che ringrazio gli organizzatori. Filippo, grazie. Grazie a tutti per questo premio. Mi colpisce particolarmente. Fede è stata una mia carissima amica. E ho saputo stasera che ha detto ad un'altra mia carissima amica, che si chiama Ivana Fedele, lei sarà la mia erede. E niente mi poteva rendere più entusiasta, felice, emozionata di queste parole. Io ho avuto 3 maestri. Mio padre, Renato Izzo, che mi ha insegnato la recitazione, quella vera, la verità. Il grande Oreste Lionello, che mi ha insegnato l'ironia, e Fede, che mi ha insegnato a respirare insieme a un attore, all'attore che noi doppiamo, è quello che vi dico sempre, rompendovi un po' le balle. Guarda, c'ha la bocca chiusa, oh, mica la vuoi aprire. Guarda, respira col naso, mica con la bocca. E le devo molto, le devo la gioia di stare qui, le devo la gioia di stare qui con voi. Fede è stata una grande, grandissima artista, a volte incompresa. E voglio che finalmente torni nel posto che merita, una grande, grande artista. E adesso qualcuno starà facendo insieme a lei, mio padre, Oreste, e anche mia madre, le distribuzioni dei film e forse anche qualche doppiaggio. Grazie. 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 Brava, a te, grazie. Bello. Vuoi dire qualcosa? Volete dire qualcosa, Maura, Claudia? Io voglio dire una cosa che mi preme moltissimo. Sono felice di un premio anche per noi donne. Perché le donne in questo settore danno tanto, danno il cuore, hanno una grande passione sempre e purtroppo non sempre poi magari vengono riconosciute perché è un po' più maschile come ambiente. Infatti Fede Arnaud, che tutti noi abbiamo amato e con la quale abbiamo imparato tanto, è la prima volta che io credo da quando abbiamo fatto un gran premio, una premiazione comunque che riguarda il doppiaggio, che viene citata questa grande direttrice, rappresentante antesignana di tutte le direttrici che ci sono oggi,
che, voglio dire, sono anch'esse straordinarie, sono brave, hanno voglia, hanno passione, quindi grazie, grazie, lo apprezzo moltissimo e credo tutte noi. Un grazie, grazie. Voglio far salire sul palco Alessia Mendola. Amore, eccola! Oh, è arrivata! Portateci la sua pergamena! Ecco l'amore! Ma dove stavi? Come, ma che è successo? Le star arrivano in ritardo, si sa. Un microfono. Ecco. Scusate tutti, io mantengo una coerenza, arrivo tardi ai turni, arrivo tardi pure qua. Quindi voglio dire, se possibile apprezzatelo. Brava! Mi scuso con tutti. Grande. Ciao, buonasera a tutti, scusate. Eccoci, vabbè, ciao amore mio. L'importante è che tu grazie sia qui. Grazie di essere qui. Buonasera. Benissimo, a tutti. Allora ringraziamo, a meno che vogliate dire qualcosa, la Laura Cosenza. Sì, sì, sì. Vai, Laura, vai, velocemente. No, volevo dire che questa è una grandissima emozione per me, perché vengo premiata sul palco con la mia maestra che mi ha cresciuta a lacrime e sangue. Perché è così che lavorano le donne, perché è così, no? Che si lavora. Sì. E poi volevo ringraziare moltissimo anche Fiamma, perché per la grande fiducia che mi ha sempre dato, per il grande affetto che mi ha sempre dimostrato e perché mi ha veramente aiutato in momenti molto bui, quindi io tenevo tantissimo a ringraziarla. Grande. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie a voi ragazzi. Grazie di essere qui. Nuovo il microfono a Rossella. No, volevo dire soltanto un'ultima cosa. Io ho letto un hashtag bellissimo che c'è sotto a questa bellissima presentazione del premio e che recita così: rumore al femminile. Ragazze, rumore! Grazie a tutti, grazie Fede! Grazie! Stai grazie lì con signore. Papà e con mamma! Prego, potete scendere, grazie mille! Ne faremo grazie. Parecchio di rumore questa sera. Grazie! Grazie mille! Grazie! Amore, ma sicura di oggi a me! Ciao, bella! Facciamo un altro applauso a queste donne straordinarie! Brave! Grazie! Benissimo, e adesso allora andiamo avanti. Bene. Perché adesso che abbiamo fatto il nostro rumore. Prima, sì, è un allora, momento importante questo. Questo è un momento importantissimo. Attenzione, attenzione. Perché attenzione. Prima di partire con i premi vorrei invitare sul palcoscenico il patron, l'ideatore del premio internazionale del doppiaggio, rifalla. L'ideatore del Gran Premio Internazionale del Doppiaggio, Filippo Cellini. Un grande applauso. Un microfono al nostro Filippo. Eccolo. Eccolo. Per te. Un sottofondo musicale meraviglioso. Questo, vabbè, il maestro lo sa, sono un appassionato di Dave Grusin. Questa è la colonna sonora del Paradiso può attendere, è il mio film preferito, quindi il maestro me la dedica sempre. Io non c'entro niente questa sera su questo palco, ve lo dico, di solito già non c'entro, ma questa sera proprio in particolare proprio non c'entro nulla. Tutto quello che vedrete questa sera, che avete già visto, è frutto dell'energia incredibile che queste donne, che rappresentano un po' tutte le donne del doppiaggio, hanno. E per me questo è un regalo meraviglioso, perché questo premio ovviamente noi dell'organizzazione ci mettiamo il sangue tutti gli anni, però non è nostro, non è mai stato nostro, noi ci prestiamo semplicemente, questo è vostro e quest'anno in particolare è di tutte voi donne e quindi il mio ringraziamento va alle donne del doppiaggio. Vi voglio veramente, come posso dire, abbracciare tutte virtualmente, l'ho fatto con loro quattro e spero che da questo momento in poi, per tutti gli anni che verranno, ci saranno sempre più donne su questo palco a dare e a ricevere premi, perché è giusto che sia così. Quindi grazie, grazie tantissimo. Grazie a te Filippo. Permettetemi, permettetemi di dire una cosa rapidissima. Io la grande novità di quest'anno è che non c'è Pino. Io però vorrei un grandissimo applauso per Pino e vorrei ringraziarlo perché è qui con noi comunque con lo spirito, è una persona incredibile che con me ha voluto questo premio e l'abbiamo costruito insieme, fatto, ed è solo un caso che non sia qui questa sera per rendere ancora più omaggio a tutte le donne del doppiaggio, ma ci sarà sempre, sempre qui con noi. Quindi grazie e basta, io non voglio dire nient'altro, tanto ci vediamo dopo, ringraziamo. Grazie. Bocca al lupo per tutto, anzi come si dice in questo mondo, merda. Tanta merda. Grazie. Va bene, grazie Filippo, a più grazie tardi. Grazie Filippo. Iniziamo con i premi in gara. Assolutamente sì. Assolutamente. Allora. Benissimo, allora è arrivato un momento molto molto importante, è un premio che vorremmo consegnare noi stesse, tutte insieme,
perché sto parlando del premio alla carriera. Ecco, è un riconoscimento che simbolicamente è da parte di tutto il nostro settore. No, Rossa? Esatto, un premio che riconosce l'eccellenza del doppiaggio sulla lunga distanza, non una singola performance, quindi, ma premia l'intera vita professionale di questa persona meravigliosa. Signori e signori, la donna di cui stiamo parlando è uno dei talenti più grandi del nostro settore, ha fatto la storia. Ha doppiato talmente tanti film, tanti cartoni animati, che è veramente difficile capire da dove partire. Ma io adesso taccio perché le immagini parlano più di mille parole. Rossa. Infatti, regia, mandiamo la clip, per favore, grazie. Avverto qualcosa. Suo marito conosceva una persona, una donna che si chiamava Anna, Consuelo, Lucita, Julieta, Josefina, Linda, Maria. Sì, sì, la sua mamma. Lei si chiamava Maria. Sì, sapevo che stava insieme alla mamma, sia lode a Dio. In passato sono stata un po' cattiva, a una strega somigliavo in verità. Son cambiata assai però, non sono più così, la vita mia è diversa, credi a me. Oh, sì. Il rapporto trafugato è questo? Sì, è riservato, è del Dipartimento Russo per l'Energia Atomica. E perché King lo voleva? Era stato indotto a credere che il documento fosse un rapporto contenente l'identità dei terroristi che hanno danneggiato il nuovo oleodotto che lui sta costruendo. Interessante. Schiacciato! Quello non apparteneva a me. È stata mia sorella a mettere quello spirito dentro a cui, in modo da controllarlo, l'hai schiacciato! Anche se dovrò attraversare tutta la Valle delle Ombre dove cibo non cresce, io non sentirò languore. Dacci comunque oggi il nostro pane quotidiano. In nome della Repubblica per la quale sventola, in virtù dei poteri di cui sono investita, io dichiaro noi libere di mangiare. Tornate quando avrete trionfato su Madame de Tourvel. Sì. E allora io vi offrirò una ricompensa. Signore e signori, Sonia Scotti! Eccola! Amore mio! Prenditi l'applauso, Sonia. Questo è tuo. Aspetta, poi ce l'hai tu. Uno l'altro. Vieni, Sonia, prenditi l'applauso. Te lo meriti tutto. Vieni qua, il proscenio. Sonia Scotti, vieni. Signori, la storia di questo mestiere meraviglioso. Grazie a tutti, grazie. Basta, vi prego. Sono anziana, poi piango. Basta. Grazie. Bello. Insomma, bello. Che dirti, queste clip parlano da sole. Sì. Basta, insomma, servono a giustificare la tua presenza qui. Sì. Questo lo capisco. Che ci vuoi dire, Sonia? No, voglio dire che prima mi pare che Rossa abbia parlato di amore. Abbia parlato di amore per questo mestiere. Io ho solo quello, ho solo l'amore per questo mestiere. Lo sentiamo tutti, lo Sonia, sentiamo il tuo amore. Tanto. Grazie. Da sempre. Grazie soprattutto a chi si è ricordato di me. Tutti, come potresti essere dimenticata? Voglio ringraziare appunto tutta l'organizzazione, perché sono persone meravigliose, le ho conosciute solo stasera. Sono veramente sbalordita. È una grande cosa quella che stanno facendo per questo nostro mestiere. E c'è stata un'epoca in cui il doppiaggio non esisteva per le donne. C'erano solo film al maschile. E voi non ve li ricordate perché vedo tantissimi giovani e quindi questo non lo potete sapere. Ma c'è stato un periodo nel doppiaggio in cui le donne c'erano veramente poche. Ma non poche di numero al doppiaggio,
pochi che doppiavano proprio, perché i ruoli dall'America o da altri paesi arrivavano solo al maschile. Poi a un certo momento, piano piano, la cinematografia è cambiata. Cambiando la cinematografia, finalmente ci sono state le donne, e che donne, sia come attrici, alcune delle quali ho avuto il privilegio di dare il mio amore, e le doppiatrici. Doppiatrici? Doppiatrici. Ecco. Esatto. Grazie. Io sono stata molto fortunata. È tutto qua. E anche noi. Anche noi ad aver imparato. Grazie. Da te. E ti ringraziamo. Grazie. Grazie. Brava. Grazie a te, grazie, Sonia. Grazie per il tuo... Grazie. Il tuo supporto artistico che hai dato a questo, che ha dato a questo nostro mestiere. Grazie. Un altro applauso per la grandissima Sonia. Emozione, Manu. Scusate, ci siamo un po' emozionate. Siamo un po' emozionate tutte. Beh, allora, in questo momento direi che è arrivato... È arrivato il momento di separarci. Adesso non ci vedrete più tutte insieme. So che vi mancheremo, esatto, ma vi lasciamo in ottima compagnia. Vi lasciamo nelle ottime mani di Sara. Ciocca! A dopo. Grazie mille.
Molte grazie. Grazie mille. I miei supporter, senza loro non saprei veramente come fare. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Sono molto emozionata. La musica mi rilassa e vedervi tutti qua, in questo meraviglioso teatro, vi brillano gli occhi, è un'emozione pazzesca, ma mi sento molto sicura e mi sento molto vicina a voi. Bene, cominciamo la serata. Allora, è il momento di annunciare il primo premio e stiamo parlando, signore e signori, della miglior serie TV comedy. E ho il piacere e l'onore di invitare sul palco il primo ospite di questa serata per consegnare il premio e stiamo parlando di... il presidente dell'Anica, Francesco Rutelli. Prego. Francesco Rutelli è presente in sala? Cioè, benissimo. Ci sarà stato un piccolo problema da parte della regia, ma non fa niente, perché andiamo avanti, lo consegnerò io il premio e sono felicissima di farlo. Molto bene. Grazie mille all'orchestra, un applauso al maestro. Grazie. Benissimo, allora, non c'è Francesco Rutelli, non fa niente, non fa niente. Allora andiamo avanti. Chiedo alla regia di mandare subito la clip delle nomination perché ragazzi, signore e signori, questo qui è il primo premio della serata. Prego. La coppia non è sempre perfetta. Ci sono alti e bassi. Non è come nelle commedie romantiche. Lì ti fanno credere che c'è passione, che si scopa. Ma scusa, come matti. Adesso dai anche consigli? Tu sei serio? Sì, per i consigli sulle relazioni uomo-donna non mi rivolgerei a te. Allora, ho sentito dire questa frase qui. E non mi fa impazzire. È la speranza che ti uccide. La conoscete? Non sono d'accordo, ok? Credo sia la mancanza di speranza a fregarti. È incredibile. Ho amato quella vecchia per più di 10 anni. E lascia i suoi soldi a te? Ma che vuoi che ti dica? Abbiamo avuto bei momenti. E io? Mi sono fatta tutta la Pléiade. Rameau, Verlaine, Mallarmé, Paul Valéry. Paul Valéry. L'hai mai letto? No. Molto bene, un applauso. Eccoci qua. Sto per fare l'annuncio, il mio primo annuncio della serata. Bene, apriamo la busta. Questo onore. Vince il premio per la miglior serie TV comedy Escort Boys. Per ricevere il premio invito sul palco la meravigliosa Giulia De Angelis da Amazon Prime. Eccola Giulia De Angelis, vieni, vieni. Buonasera, mi fa molto piacere. Grazie per essere qui. Grazie a voi. Faccio buonasera. Velocissimo, grazie Filippo, davvero, per questa serata. Grazie ad Alessio Bianchi che ha diretto la serie, a Emanuele D'Amico che l'ha adattata perché hanno reso il mio lavoro molto più semplice, a tutto il cast, Raffaele, Emanuele, Edoardo, Jacopo e Veronica e alla Dubbing Brothers che ci ha aiutato in questo progetto. Grazie davvero a tutti. Benissimo, grazie mille. Buona serata e complimenti ancora, complimenti veramente a tutta la collaborazione di questo progetto. Bene, andiamo avanti. Ottimo. Quindi, dopo la miglior serie TV comedy, ovviamente abbiamo la miglior serie TV drama. E allora voglio invitare sul palco per consegnare il premio il secondo ospite di questa serata. E stiamo parlando del direttore generale Nuovo Imaje, Maila Sansaini. Prego, buonasera. Buonasera Maila, come stai? Tutto bene, grazie. È un mio piacere, onore riessere con te sul palco e intervistarti per la mia prima volta. Vuoi dire qualcosa? Prenditi tutto il palco, è tuo. Tieni. Sì, allora, intanto io volevo ringraziare per il tramite di Filippo tutta quanta l'organizzazione del Gran Premio Internazionale del Doppiaggio. Non è la prima volta che Nuovo Imaje è qui, ma è la mia prima volta. Io sono particolarmente onorata e soddisfatta di essere qui per dare il mio contributo e quello del Nuovo Imaje per fare il rumore al femminile che questo palco merita. Grazie. Nuovo Imaje
Vi porto i saluti del mio presidente, dell'avvocato Andrea Meccica, che non è potuto essere qui, ma io mi sto divertendo talmente tanto che ve lo dico. Io credo che il mio presidente avrà da fare nelle prossime edizioni, posto che se verrà un nostro socio a rappresentare l'istituto è anche meglio. Però quello che volevo dire è che per il Nuovo Maie veramente le doppiatrici e i doppiatori sono un asset strategico importantissimo, che portano ricchezza e prestigio all'istituto e che rappresentano anche a livello internazionale un vanto assoluto di grande eccellenza del valore della creatività del nostro paese. Per questo vi ringrazio. Grazie mille e grazie veramente, il Nuovo Maie in particolar modo è un supporto strategico per il nostro, grazie per essere così vicini al nostro settore e soprattutto voi avete una grandissima collaborazione con questa iniziativa e vi ringraziamo. Che cosa vuol dire questa collaborazione per voi? Allora, questa collaborazione è fondamentale perché Nuovo Maie da fin dall'inizio è presente dal mondo del doppiaggio, in particolare con il Gran Premio del Doppiaggio. È l'occasione veramente per celebrare straordinari professionisti, grandissimi artisti, grandissimi attori, perché prestare la voce e doppiare vuol dire evidentemente con meno strumenti di un attore fare il lavoro più bello e più difficile che esista, di grandissima interpretazione, perché anche solo attraverso la voce e l'ascolto di un film si può capire se quell'opera è veramente bella piuttosto che non. Quindi il valore della presenza del Nuovo Maie è assolutamente tutta qui, nella vostra voce. E con questa parola valore abbiamo veramente detto tanto. Grazie mille, buona serata. Io ti ringrazio veramente tanto per essere venuta qui, per essere qui stasera. Un grazie al Nuovo Maie e ancora un grandissimo applauso a Maia Sansaini. E ora però annunciamo le nomination ovviamente per la miglior serie TV drama, quindi dalla regia le nomination. Sono già passato da lì, ce la faremo. Poi dove andiamo? Non lo so, in Messico, lontano, il più possibile. Serbatoio? Pieno per tre quarti. Aggiriamo la cittadina e il campo da golf. Prendiamo l'autostrada, girando il blocco e siamo fuori. Sono ovunque in questo network. Devo avere voce in capitolo, in questo posto. Sì, quello che stai chiedendo è senza precedenti. Sono senza precedenti anch'io. Vuoi quel posto al tavolo dei grandi? Ma non è il tuo turno, Alex. Cory, chiudi la porta quando esci. Lui mi ha chiesto di dirti. Cosa? Che una tigre più felice morta che in gabbia. Ma ora lui è stato ucciso. Un grande applauso. Bene, apriamo la busta. Ecco a te, Maya. E vince il premio per la miglior serie TV drama. The Last of Us. E sul palco la Content Localization Manager di Sky, Laura Baroni. È qui presente in sala per ritirare il premio? Laura? Non c'è Laura. Molti assenti stasera. Chissà, forse è lunedì, sicuramente è lunedì. Benissimo, non fa niente. E niente, un grande applauso ancora per The Last of Us. Ricordiamo che la serie è stata diretta da Stefano Santerini. Eccolo qui. Invitiamo Stefano Santerini sul palco, il nostro direttore. E ringraziamo tutti i meravigliosi collaboratori e il cast che ha reso possibile questo progetto. Opla! Non ci volevo questo. Tutto a posto? Benissimo. Un grande abbraccio al mio bellissimo direttore. Benissimo. Come va? Come va? Come va? Complimenti. L'abbiamo fatta, siamo super contenti di questo progetto e davvero grazie. Benissimo, approfitto che siete qui per dirvi intanto che è una delle serie forse più belle che è uscita nell'anno. È una serie fantascienza, soprattutto post-apocalittica, parla moltissimo della realtà dei giorni nostri, perché soprattutto lo scoppio della pandemia, no? Quindi, qual è quella sfumatura, quella caratteristica che ha attratto, che ha portato il pubblico ad avere una risonanza così ampia per questa serie? Beh, sicuramente è il fatto che sia anche tratta da un videogioco, certo, molto molto popolare, e l'adattamento è stato fatto in maniera assolutamente fedele,
Questo è assolutamente importante e sicuramente tutte le persone hanno apprezzato questo lavoro e il fatto che questa società post-apocalittica di cui certo. Il fatto che ci siamo avvicinati all'idea, diciamo, di questo virus che ha in qualche modo segnato la società, questa società, certo. Esatto, ha segnato noi in primis e The Last of Us in qualche modo ha restituito un'immagine e il fatto di andare oltre un'apocalisse dettata da questo virus, diciamo, in qualche modo ha portato lo spettatore a esatto ad immedesimarsi con questa serie, ovviamente. Ricordiamolo, questa serie ha vinto 8 Emmy Awards, quindi è un grande vanto, penso, per voi, per tutti noi, essere qui questa sera e premiare questo meraviglioso progetto. Quindi grazie mille. Grazie, un'ultima cosa al volo, soltanto certo. Per aggiungere, oltre al lavoro che è stato fatto, insomma, l'ottimo adattamento di Laura, che tra l'altro, insomma, è veramente stata strepitosa nel rispettare questa cosa. Questa Laura. Sera i premi sono tutti tuoi, Laura. E volevo dire solo due parole, c'è stata una grandissima sinergia Roma-Milano nel doppiaggio, che raramente si vede. Io ho lavorato benissimo con Lorenzo Scattorin, con Stefania De Peppe, che sono venuti disponibili in tutti i modi e tutti presissimi da questo gioco e da questa serie. Quindi è stata veramente una cosa incredibile. Grazie alla CD Cine Dubbing e grazie anche a Paola Rongione, che era all'epoca la supervisor di Sky. Quindi veramente, veramente grande, grande sinergia. E bello, 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 bello. Grazie. Grande lavoro di grazie voi. A tutti. Grazie ancora. Buona continuazione della serata, vi ringrazio, complimenti ancora e forza sempre. Grazie. Andate. Eccoci qua. Grazie ancora, Maya. Ottimo, ottimo. Sì, evitiamo incidenti. Scale, ecco. È andata. Ottimo. Andiamo avanti, mi tengo sia il gelato che il microfono in mano. Ottimo. Adesso è arrivato un momento molto, molto, molto speciale. Sì, è il momento, un premio molto diverso, è stato istituito per la prima volta all'interno di questo festival e sto parlando della menzione speciale pubblico social. Ecco, questo riconoscimento è decretato dal pubblico social e non dalla nostra giuria. Quindi vince la voce che si è distinta di più quest'anno e soprattutto che è stata acclamata dai social. Quindi, adesso, come sapete, nel foyer del teatro ci sono i ragazzi The Man Under the Hood e in diretta Twitch. E che vogliamo fare? Li vogliamo invitare questi ragazzi sul palco? Invitiamoli che siano loro a guardarvi negli occhi e invitiamoli che siano loro a consegnare il premio allo speciale vincitore. Prego ragazzi, venite, venite! Dove siete? Mi lasciano da sola, dove siete ragazzi? Ci sono? Non ci sono. Oh, eccolo qui, buonasera. Un grande abbraccio, mi lasciavate da sola sul palco? Venite, eccoli qua, meravigliosi. Benissimo. Ciao, allora, scusate, noi come al solito se non combiniamo qualche casino, quindi avevamo completamente sbagliato l'ingresso. Come sta andando la diretta? Molto, molto, molto bene, okay. Grazie. Tra l'altro sono molto emozionato essere qui con voi questa sera, ma anche aver sentito il nostro nome pronunciato correttamente. Bravissima. Oggi ho fatto verifica di inglese, non andava bene, quindi questo mi rassicura moltissimo, grazie. Grazie, no, grazie mille, perché per noi il premio menzione speciale social, lavorando in ambito social, è sempre molto importante, molto sentito, certo. All'interno di un ambito che noi amiamo da morire, che è quello della recitazione e del doppiaggio. Benissimo. Abbiamo incontrato e visto anche tante persone amiche, tante professionisti, che sono transitati sul nostro canale, quindi voglio ringraziarvi per l'opportunità e ringraziare tutti voi per lo splendido lavoro che fate, di cui siamo i primi fan. E questa è una grande iniziativa, complimenti ragazzi. Allora, grazie. Adesso facciamo entrare la busta. Sì, volevo solamente aggiungere una cosa, che ci onora veramente consegnare questo premio, perché grazie al mondo del doppiaggio, che è stato uno dei primi che abbiamo trattato quando siamo sbarcati online, siamo riusciti ad arrivare a milioni di persone. Quindi restituire questa cosa donando un premio, quindi con un gesto simbolico come questo, ci fa veramente tanto tanto piacere e speriamo che si possa festeggiare tutti insieme anche con, insomma, il vincitore che poi sarà nominato. Benissimo, grazie per questi interventi ragazzi, siete veramente
veramente molto speciali. Ottimo, adesso facciamo entrare la busta con il nome del vincitore. C'è la busta. Difficilissimo Tate a Tate. Facciamo entrare la busta. Dov'è la busta? No, c'è la clip. C'è la clip. Scusatemi, la clip. Mandiamo la clip. Io mi rammarico per la delusione che dovrai patire. Ma se vuoi sapere che vuol dire essere soddisfatta, devi solo chiedere. Tu sei il mio veleno, dammi il tuo veleno. Non posso farne a meno, mi scivola in gola e va giù. Io non voglio sfruttarti e abusare di te. No, ti prego, baby. Questo corpo è fatto per essere sfruttato. Ho le braccia, la resistenza, ho le gambe, ho la capacità polmonare. Ho le gambe! Un grande applauso. Penso che tutti abbiate capito di chi stiamo parlando. E beh, infatti beh, penso, invitiamo sul... Sì, però per suspense, insomma, facciamo la cosa bene con la busta. Ghigidi. Oh. Vince. Menzione speciale del pubblico social, Riccardo Suarez! Riccardo Suarez! Eccolo qua. Di Aspin Hotel non potevano non incontrarci. Come stai? Rubare la scena? Bene, benissimo. Eccolo, imponente. Grazie. A te il premio. Un grande applauso. Oh. Grazie mille. La voce, sei irriconoscibile, irriconoscibile. La tua voce lì, qui. Grazie. Sei dappertutto. Facciamo così. Ok. Vuoi dire qualcosa? Ringraziamenti? Allora, vorrei ringraziare prima di tutto la mia eccelsa presentatrice, Sara Ciocca. Io voglio ringraziarla, sei incredibile, non ho parole. E sono un po' emozionato, scusate. Voglio ringraziare in particolare il team che ha lavorato alla lavorazione che avete visto nell'ultima clip, che probabilmente immagino che sia quella che mi ha fatto vincere questo premio, che... Devo dire la verità, un po' inaspettato, io avevo un treno stasera e niente, alla fine ho deciso di venire perché so quanto è importante il lavoro che abbiamo fatto. Voglio ringraziare Oreste Baldini alla direzione di Aspin Hotel, che ha trattato questo lavoro con un amore, come se fosse un film cinema. Ho fatto delle righe a turno che per un cartone sono totalmente... non comuni, e tu lo sai benissimo, perché c'eri anche tu, c'era anche Domitilla, c'era anche Rossa, e quindi voglio ringraziare Rossa Caputo per la direzione artistica di Aspin Hotel, per tutto quello che ha fatto. Grazie, sono molto emozionata. Infatti voglio chiederti delle cose che mi vengono dal cuore, vai, perché vai. Sono curiosissima e penso che tutti quanti in questa sala lo siamo. La tua voce è simbolo di grande versatilità e grande duttilità. Cioè, tu riesci a trasformarti in una maniera incredibile dietro il leggio. E sei irriconoscibile. Ci svegli almeno un segreto di questa tua incredibile connessione con i personaggi? Ok, grazie per i complimenti, non me li aspettavo, però insomma io penso che, come tu sai benissimo perché sei una professionista eccelsa, a un certo punto questo lavoro, no? È una gioia veramente incredibile, ne parlavo proprio oggi in sala. Ogni giorno abbiamo la possibilità di interpretare, se non uno, due, tre personaggi, tutti diversi, e ogni volta possiamo immedesimarci in una vita che non è la nostra ed è catartico, è incredibile. Quindi io semplicemente penso che siamo prima di tutto attori, e quindi quello che facciamo è semplicemente il lavoro dell'attore, però nascosti dietro una sala, dietro un microfono. Nel buio. Nel buio. Benissimo. Quindi, scusa, ma puoi venire qua, per favore? Perché questo premio per me è di entrambi. Scusa, lasciarti la scena? So che la ami, perciò... Una domanda dal cuore che adesso mi viene da... Siamo della stessa generazione noi e sogniamo allo stesso modo. Adesso voglio sapere speranze, sogni e auspici per questo settore da parte tua. E io mi ci legherò con tutto il mio cuore. Certo. Io penso che... aspiro a fare il meglio che posso, ovviamente, e di non accontentarmi mai, perché se un giorno mi accontenterò, allora vorrà dire che avrò finito e che, insomma, posso anche andare a casa, perché
c'è sempre da imparare, c'è ancora tanta strada da fare, spero che sarà emozionante. Sempre più bello. E soprattutto io spero per questo lavoro tanta qualità, tanto amore e meno superficialità. Bellissimo. Bravo! Detto questo, io penso che... siamo andati. E ci siamo innamorati. Grazie tesoro. Grazie. Grazie. Grazie veramente Riccardo. Grazie anche a tutti voi. Grazie ragazzi. Tornate alla vostra live che vi immagino che sia molto, molto difficile. Grazie tesoro. Ti porto grazie di là. Te. Ciao a tutti. Benissimo. Allora adesso è arrivato il momento di salutarvi e voglio farlo a modo mio con un omaggio al cinema. E voglio dedicare questo mio monologo al cinema, al doppiaggio, ma soprattutto al mondo dell'arte. Questo è per voi. Ricordare quanto mi piace, più di vivere. Ma del resto che differenza c'è? Questo è quello che Ivo ci dice in La voce della luna di Fellini, con una voce liquida di sogni e di incanto. La stessa che cercherò di utilizzare io in questa serata per coinvolgere tutti voi in quello che io chiamo splendore di salvezza, il cinema. Mi viene in mente ora la frase di Bernardo Bertolucci: ricorderemo il mondo attraverso il cinema. Ma pensate che prezioso bene della nostra esistenza abbiamo. Uno specchio dipinto, uno dei mezzi più democratici per avere parola, per poggiare giustizia e moralità contro le bruttezze, delle quali non ce ne accorgiamo, ma che siamo capaci di vomitare. È la morale dei nostri sbagli, delle nostre maschere agli occhi dell'onestà. Il cinema ci prende in giro con un'ironia tutta sua, perché a parole ci offendiamo, ma se solo lo guardassimo, forse riusciremmo a capire quanto siamo capaci di essere ridicoli ed eccentrici. La cinepresa, mentre, è come se fosse una lamina d'oro che riflette la verità dei nostri occhi. Non tradisce mai, eh? E rivela i pensieri più nascosti a voi, che come pubblico avete il dovere di commuovervi, di ridere, di giudicarci, di amarci e di odiarci. Ed è con il confronto da visionario a visionario che il cinema cresce, 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 fino ad annientare tutto il male, lasciando la parola solamente alla voce dei nostri cuori. Buio, silenzio, pochi secondi e il film inizia. Tutta la lebbra che ogni giorno la vita ci butta addosso, per una, due, tre ore sparisce e siamo all'istante liberi. Il cinema può dare anche libertà, ma non solo di espressione, anche di non pensare a niente, di provare per quelle poche ore la vita di un'altra persona. E curarci senza dolore e senza rimprovero. Sapete, il cinema mi ha insegnato a rimanere delusa dalle aspettative. Mi ha insegnato a scoprire nuove prospettive precedentemente alquanto bizzarre per me. Il pubblico bisogna deluderlo, altrimenti non si farebbe nulla di interessante nell'arte, diceva Woody Allen. Ma certo! È per questo che ci educa al cambiamento, alle stranezze, a ciò che non apprezziamo perché non lo conosciamo. Ma è tutto questo, signore e signori, che ci farà diventare in un prossimo futuro cittadini pronti ad accogliere tutto, studiarlo e sapientemente scegliere ciò che è giusto e ciò che non lo è. Il cinema è pure educazione, perché un bambino procreerà bellezza solamente ammirandola. Nei film sono panorami infiniti da ammirare. Ma noi ci pensiamo che possediamo uno smisurato impero di quelli che sono stati i grandi maestri del cinema. Basti pensare al neorealismo di De Sica in Ladri di biciclette, o alla raffinatezza di Visconti, o ancora alla distopia visionaria di Fellini. Ecco, noi tutto questo prezioso passato abbiamo il compito di proteggerlo, di renderlo vivo, sì, di imitarlo, ma soprattutto di ricordarlo. Abbiamo un terreno fertile di fronte a noi, dove si può ricavare tanto pane, tanto quanto basti a sfamare un futuro desideroso di cambiamento. Amerò per sempre il cinema,
e tutti coloro che credono nel suo fascino sarà riservato un ruolo che io, tu, noi, tutti noi, non dimenticheremo mai. Amate il cinema. Viva il cinema. Grazie. Grazie. Grazie maestro, grazie mille orchestra. Maestro, possiamo? Andiamo.
Grazie. Eccoci qua. Abbiamo tutto. Bellissimo. Quindi, grazie ancora. Un'emozione grandissima. Suonare una delle mie più grandi ispirazioni. Grazie a te. E grazie per questo onore. È stato meraviglioso suonare con te. Signore e signori, la strepitosa, meravigliosa e mia ispirazione, Domitila D'Amico. Buona serata e grazie ancora. Dunque, prima di ricominciare con le premiazioni, voglio salutare le università e tutte le scuole presenti. Il professor Antonio Falduto, responsabile del Master in Traduzione e Adattamento per le opere audiovisive e multimediali per il doppiaggio, che è in sala con 20 studenti dell'Università degli Studi Internazionali di Roma. Grazie. La professoressa Serenella Zanotti, qui con noi con 38 studenti del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere, corso di English Language and Linguistics, Translation Theory and Practice and Audiovisual Translation. Vito, il linguistico fa tanto. Il professor Clemente Sablone e la professoressa Cifani, che insegnano laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali e accompagnano 20 studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Statale Cine TV Roberto Rossellini. Grazie, grazie di essere qui. Adesso ci sono i premi tecnici. E ci tengo a consegnarli io, personalmente. Quindi, premi tecnici, colui o colei che si occupa di preparare gli anelli, di tagliare le scene, di organizzare i piani di lavorazione, i turni, del sync e di mille altre cose. Diciamo anche che insieme al fonico che registra le nostre voci, le controlla, le tonalità, l'equalizzazione, le frequenze, ci fanno anche molto da supporto psicologico. O sbaglio? Qui mi potete tutti dare l'ok. Sto parlando del premio al miglior assistente e miglior fonico di sala. Quindi, facciamo entrare la busta. Grazie. E scopriamo immediatamente chi sono i due fortunati di questa sera. Miglior assistente al doppiaggio, Simona Romeo. Miglior fonico di sala, Tommaso Daccò. Grandissimi, grande, ciao Tommy. Grandi. Che arrivo qua a rompere le palle. Grazie amici miei, siete meravigliosi. Simona e Tommy. Lo chiamiamo Tommy, io lo chiamo sempre Tommy. Scusami. Do il microfono a Tommaso perché... Vuoi dire qualcosa, Simona? Grazie. Devo dire... Simona, di qualcosa. No, sono... No, di quanti sono, film sono hai fatto, Simona? Sono contenta, anche perché... Sono 40 anni ormai che faccio questo mestiere, ancora mi piace, pensa. E quindi grazie, grazie. Simona, a chi è chiunque stato il tuo mi maestro? Abbia... il mio maestro, il mio mentore. Il tuo mentore. È stato Renato Izzo, che mi ha insegnato tutto. Esatto. E quindi lo ricordo sempre. E poi sì, volevo dire, volevo agganciarmi a quello che avevi detto. È vero che noi facciamo un lavoro tecnico, però è anche di sensibilità. Esatto. Quello che noi esatto. percepiamo in sala è diverso da quello che c'è in regia. Vero. Per cui a volte c'è anche insomma da accompagnare l'attore, da coccolarlo, da seguirlo. Saperci fare. Esatto. Ecco, non è una cosa che sanno fare tutti. E vero? Quindi grazie, grazie. Grazie a voi. Tommy, vuoi dire qualcosa? Grazie a tutti. Sinceramente non so bene cosa dire perché io sono abituato ad ascoltare e non tanto a parlare. È vero. Però voglio ringraziare tutti voi per avermi permesso di essere qui su questo palco, perché faccio questo mestiere da
8-9 anni, ho perso il conto, e ognuno di voi mi ha insegnato qualcosa, a partire dalle direttrici con cui ho avuto più a che fare, quindi Rossella Izzo, Fiamma Izzo, Rossa, Giuppi, Stefano Benassi, che ringrazio, Francesco Venditti, Francesco Vairano, ma in modo particolare ognuno di voi, tutti quelli con cui ho lavorato, grazie per il supporto, per l'insegnamento, per avermi sempre dato qualcosa in più, avermi insegnato anche quando stare al mio posto, perché chi mi conosce sa che parlo troppo, e per avermi fatto innamorare di questo mestiere. Grazie. Ti ringrazio. Grazie. Fategli un altro bel applauso a questi due fantastici, Tommaso Daccò e Simona Romeo. Grazie. Prego, di là. Che meraviglia. A questo punto mi sono persa. Aspetta, la rifaccio, eh? No, non mi sono persa, perché... grande! Forza! Woo! Allora... Sì, sì. Perfetto. Il prossimo premio riconosce una figura imprescindibile che si occupa di miscelare voci, ambienti, musiche ed effetti, di differenziare le scene in esterno da quelle in interno, di creare effetti, riverberi ed equalizzazioni, di inserire le voci nei vari ambienti e renderle omogenee e coerenti con le scene. Invito sul palco per consegnare il premio Miglior Mixage Marco Zara, presidente dell'Associazione Nazionale Fonici del Doppiaggio. Marco, ma nel mixaggio non ci sono molte donne, no? Ma secondo te c'è proprio, c'è una crisi di vocazione oppure è proprio un mondo che è tutto al maschile, secondo te? Nel mix, che io sappia, non credo esistano donne. Pochissime. Nadia, ok. Nadia. Ma per meno male che c'è Rodolfo. Ma per edizione? Ah, ok. Ok. Quindi, come fonica di doppiaggio sono tante, invece. Però. C'era stato chiesto se potevamo far premiare una donna, visto che la serata è al femminile, e ci abbiamo una sola iscritta, purtroppo. Vorremmo allargare a NFD, che è la nostra associazione di fonici di doppiaggio, anche alle donne, ma purtroppo ad oggi scarseggiano i fonici di sala. Ma sicuramente, tra qualche anno saranno sempre più numerose. Benissimo. Saremo molto felici, fondamentalmente. Vediamo la clip. Ciao, sono qui per parlare con Dogman. Deve venire subito in centrale. Ci serve che ci fornisca il suo campione di DNA. Non posso. Perché? Ora sto lavorando. Suo marito è appena morto e lei è già tornata al lavoro. Le persone anziane vive devono comunque avere la precedenza rispetto ad un marito morto. Lenny, ho sempre una certa difficoltà a inquadrarti professionalmente dal momento che fai tante cose allo stesso tempo. Quale consideri la tua occupazione primaria? Credo di dover dire che la mia occupazione primaria sia quella di musicista. Tutto ciò che ha a che fare con la musica è il mio campo. Non pensi che si tratti di comporla o di dirigerla o di insegnarla o di studiarla o di suonarla, finché musica la amo e la pratico. Di qua. Vince il premio come miglior mixage Fabio Tosti per Dogman. Salve, buonasera a tutti. Ciao. Complimenti. Grazie. Grazie a tutti. Ho portato Bravissimo. La mia quota rosa. Eccola, che carina.
Allora, che cos'hai da dire? A chi vuoi dedicare questo premio? E come è stato il mixaggio di questo film? Beh, come tanti mixage, però sì, è stato un bel film, un bel mixage. Lo dedico alle mie donne, questa una e questa qui. Che è deliziosa. E l'altra in sala, che è Miriam. E poi chiaramente, cioè, voglio ringraziare per questo Lucky Red, quindi Romina e Maria, che hanno avuto fiducia per poter fare questo film, e la mia società, la Sefit, con cui collaboro ormai da una vita, che quindi mi supporta e mi sopporta. Grazie. Grazie a voi. Grazie Fabio, grazie a Marco Zara. Grazie. E a questa principessa, come si chiama? Luna. Luna? Ed è un'altra generazione di giovani doppiatrici che speriamo di vedere presto. Fantastico, complimenti. Abbiamo bisogno dei bambini. Grazie a tutti. Grazie, grazie mille. Grazie. Prego. Come avrete capito, questo gran premio è dedicato alle donne. E c'è un'amica del Gran Premio che sta conducendo un lavoro pioneristico di ricerca per far luce sulla storia e sul futuro delle donne nel doppiaggio. È con molto piacere e sincero interesse che chiamo sul palco la professoressa Serenella Zanotti del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere dell'Università degli Studi Roma 3. Professoressa, buonasera. Io sono onorata di averla qui e le lascio il palco. È tutto suo. A dopo. Io devo andare in bagno. Mi rubo solo pochi minuti per parlarvi di un progetto di ricerca che ha a che vedere con il tema di questa bellissima serata e nel quale penso torneranno alcune parole chiave che ho sentito soprattutto nella parte iniziale, nel momento iniziale di questa serata. Da più di un decennio la ricerca storica in Italia ha iniziato a dare il giusto rilievo al contributo delle donne all'industria cinematografica e gli studi si sono finora concentrati soprattutto su figure femminili che hanno ricoperto ruoli di primo piano come tipicamente registe, produttrici, sceneggiatrici e attrici, ma molto meno è stato fatto per comprendere il ruolo delle donne nell'industria del doppiaggio. Le mie ricerche si concentrano in particolare sull'adattamento dialoghi, un ambito professionale che è stato a lungo appannaggio prevalentemente maschile. In uno studio del 2007 Maria Pavesi ed Elisa Perego analizzavano i dati relativi a circa 3.000 film stranieri adattati dai membri dell'AIDAC fino all'anno 2000 e le studiose osservavano la presenza di un numero molto limitato di dialoghiste donne all'interno di quelle che definivano un circolo professionale tradizionalmente composto da uomini. In un quadro quindi caratterizzato da una forte concentrazione del lavoro nelle mani di pochi, le studiose notavano come due sole dialoghiste figurassero tra i primi 10 professionisti più produttivi e influenti e solo 7 fra i primi 27. Come è noto, la storia del doppiaggio nel secondo dopoguerra ruota attorno a figure leggendarie come quelle di Roberto De Leonardis e Ferdinando Contestabile, entrambi leggendari comandanti di Marina. Ma nello stesso periodo si collocano anche alcune decisive presenze femminili. Nel 1986 la rivista Segno Cinema pubblicava 13 filmografie di dialoghiste, 3 dei quali erano donne. E i nomi erano quelli di Fede Arnaud, che abbiamo appunto sentito all'inizio, Maria Basaglia e Rosalba Oletta. Fede Arnaud sarebbe poi diventata una leggendaria direttrice di doppiaggio. Ma altre importanti figure di dialoghiste si collocano agli albori del doppiaggio e tra i pionieri di cui parla Mario Quarniolo spiccano in particolare le figure notevoli ma tuttora in ombra di Paola Oietti e Maria Carolina Antinori. Ed è proprio a lei che vorrei dedicare questa seconda parte di questo mio breve intervento, perché quando si parla di storia del doppiaggio si parla spesso di questi padri fondatori, di questi influenti ammiragli,
Mentre mi piacerebbe parlare di una vera e propria pioniera, di quella che possiamo immaginare come una madre fondatrice. L'avvento del doppiaggio rappresentò in effetti una grande opportunità per le donne, in quanto lavoratrici nell'industria del cinema, come artiste ma anche come specialiste della parola. Nell'epoca del cinema muto, infatti, l'adattamento delle didascalie, quello che all'epoca si chiamava riduzione cinematografica, era appannaggio esclusivamente maschile. Il doppiaggio quindi aprì alle donne possibilità di carriera da cui erano prima escluse. E in questo contesto la conoscenza delle lingue straniere rappresentò un potente strumento di emancipazione. Ed è questo il caso di Maria Carolina Antinori. Maria Carolina era nata a Roma nel 1900 da una nobile famiglia romana. Rimasta orfana di padre, si dà da fare per aiutare la famiglia. La madre vedova, i fratelli più piccoli, a 15 anni comincia a dare lezioni private. Frequenta il liceo Mamiani, poi si iscrive alla facoltà di filosofia della Sapienza e, aiutata da Silvio D'Amico, che era appunto un amico di famiglia, lavora al gabinetto delle belle arti, dopo aver mandato a monte un fidanzamento all'età di 22 anni. Improvvisamente, nel settembre del 1924, senza che nessuno se lo aspetti, scrive a Silvio D'Amico di aver trovato un posto di assistant di letteratura italiana presso il prestigioso Vassar College di New York. Maria Carolina, pur costretta a mantenere la famiglia, è una giovane donna capace e ambiziosa. E in una lettera a Silvio D'Amico scrive: «Mi manca il coraggio di rinunciare alle mie aspirazioni». Frase che penso sia il segno della sua personalità rivoluzionaria. La storia di Maria Carolina è racchiusa in parte nelle carte raccolte dalla figlia Laura Lilli, una storica penna del quotidiano La Repubblica e oggi conservate alla Casa delle Donne di Bologna. Da queste carte lei emerge per quello che è una pioniera dell'emancipazione femminile. Da New York Maria Carolina scrive infatti: «Non soffro affatto di nostalgie, qui finalmente lavoro e guadagno». Non solo, a Vassar studia per il diploma di Master of Arts, che otterrà nel 1926 con una tesi in filosofia. La vediamo infatti in questa foto nel giorno della laurea. Ma dopo alterne vicende, nel 1931 viene chiamata agli studi della Metro-Goldwyn-Mayer a Culver City. Qui lavora come writer nell'Italian Department della MGM, diretto dal conte Carlo Boeuf, e fa dunque parte della squadra che si occupa della sincronizzazione delle produzioni destinate al mercato italiano. E come sappiamo, all'inizio i doppiaggi venivano realizzati dalle major all'estero. Paramount aveva i suoi studi a Joinville e Fox MGM a Los Angeles. Nell'autunno del 1932, Carolina scrive: «La MGM ha cessato la produzione straniera e mi rimpatria. È angosciata l'idea di dover tornare in Italia, ma da donna intellettuale ambiziosa qual è, scrive: a Roma non mi attira assolutamente nulla, non certo la vita in famiglia e tantomeno la prospettiva di bighellonare disoccupate per la città». Ma qualche tempo dopo annuncia: «La MGM trasporterà Baracca e Burattini a Roma e non è escluso che io ricominci a lavorare lì». E i nuovi stabilimenti verranno infatti inaugurati nell'aprile del 1933. E qui la vediamo infatti negli studi italiani della MGM a Roma, in via Maria Cristina, seduta accanto a Virginio Lilli, che l'affianca nel lavoro di adattamento che di lì a poco sposerà. Di lei non sappiamo più molto. Sappiamo però che con l'inizio della guerra la sua vita prende una china drammatica. Virginio Lilli parte per il fronte russo come corrispondente di guerra del Corriere della Sera e al suo ritorno viene arrestato e internato a Regina Coeli. Maria Carolina resta sola con i suoi due bambini, senza cibo né medicine, nella Roma occupata dai nazifascisti. Maria Carolina non sopravvive al terribile 44 romano. Muore di malattie e di stenti il 25 agosto di quell'anno, quando Roma era stata da poco liberata dagli americani. Questi pochi cenni dimostrano, credo, l'urgenza di una storia del doppiaggio da una prospettiva di genere, una chiave femminile. Per indagare il contributo delle donne in questo ambito professionale, io credo occorrerebbe procedere secondo una duplice direzione. Innanzitutto, integrando quei dati che sono stati menzionati all'inizio, con dati relativi agli ultimi 24 anni, per comprendere meglio il divario di genere all'interno della professione, fornire un quadro aggiornato e avviare una riflessione sul ruolo delle donne nell'industria del doppiaggio nel nuovo millennio.
La seconda direzione, di natura più storica, vorrebbe invece valorizzare o riportare alla luce figure finora rimaste sullo sfondo, come quella di Maria Carolina Antinori, figure appunto che non sono del tutto, che sono rimaste invisibili, che sono rimaste nell'ombra. E proprio lei, il suo lavoro di dialoghista sarà uno dei perni di questa ricerca. Sappiamo poco della sua attività a Hollywood, dei film che adattò negli Stati Uniti, della sua attività di dialoghista a Roma. Possiamo presumere che importò le tecniche apprese negli studios americani e dunque contribuì alla nascita e allo sviluppo del doppiaggio in Italia. Maria Carolina Antinori era una di voi, una pioniera di un'arte difficile, tra i primi a doversi confrontare con le sfide del sonoro. Ma Lina era anche una di noi, una donna che fece scelte coraggiose, difficili e non conformiste e non rinunciò mai alla propria realizzazione. Quindi far emergere con più nitidezza i tratti di personalità così decisive non ha solo un valore storico, io credo. Vale anche come segnavia perenne di una professione abituata a raccogliere le sfide di ieri, di oggi e di domani. Venga, professoressa, si prenda tutto l'applauso. È una ricerca interessantissima questa che state facendo. Io so che non possiamo dire di più perché è tutto in divenire, per cui la ringrazio e speriamo di scoprire sempre di più in futuro. Benissimo, io vorrei molto ringraziare naturalmente Filippo Cellini che mi ha incoraggiata e direi spronata a come dire, confezionare, mettere insieme i pezzi di una ricerca che andava avanti da qualche tempo, soprattutto a seguito di un bellissimo seminario che abbiamo fatto a Roma 3 lo scorso dicembre. Per me è molto importante essere qui perché era importante condividere con voi queste ricerche e avviare quello che potrebbe essere un dialogo interessante. Certo. È un tipo di ricerca che si può svolgere soltanto con l'aiuto, con l'appoggio e la collaborazione della comunità, delle professioniste, dei professionisti del doppiaggio. Certo, quindi sarebbe molto importante per me ricevere da voi aiuto. Collaboreremo tutti. Ecco. Vero? Benissimo, era quello che volevo sentirmi dire, aiutarmi a trovare i contatti con le famiglie di chi non c'è più. Abbiamo citato Fede Arnaud. Certo. E lei sarà una protagonista di questo lavoro. Grazie molte. Grazie professoressa. Beh, interessantissima questa ricerca. Bene, parliamo di edizioni d'autore. Un riconoscimento molto caro al premio del doppiaggio, dedicato alle distribuzioni di film indipendenti. Un premio che ha l'obiettivo di valorizzare la scelta della qualità come criterio guida nella ricerca di nuovi titoli sul mercato internazionale, oltre che a premiare il coraggio di credere in un film e di sostenerlo nel suo percorso in sala. Chiamo sul palco a consegnare il premio Edizioni d'autore la meravigliosa Chiara Colizzi. Eccomi, buonasera, grazie, è un onore. So che vuoi dire... Sì, so che voglio dire, ma... Attenzione, A te il palco, allora. Ma qua, no, mi metto Dove qui. Vuoi, mettiti al centro, mettiti qua. Mi metto qua. Sì, il palco è tuo. Io ho solo due pagine. E il palco è tuo, Chiara Colizzi. Lo dico io però quando, perché all'inizio no. Perché dopo è più noioso. No, non è vero, dopo è meraviglioso. Allora, io vorrei parlarvi della nostra lingua madre, quella che ci è stata insegnata fin dalla più tenera età, che è la radice della nostra identità, il mezzo attraverso il quale esprimiamo i nostri pensieri, i nostri sentimenti, le nostre emozioni più profonde. Perché si dice madre e non padre? Perché la lingua è quella che ci nutre, che ci accoglie nel mondo della conoscenza, della comprensione. Esiste una connessione profonda e intima tra la lingua e il concetto di maternità, associato in genere alle donne, non in esclusiva però, insomma, in genere associato alle donne.
che infatti sono spesso considerate le custodi della lingua madre perché la trasmettono di generazione in generazione, preservandola come un prezioso tesoro culturale. Immaginate in quest'ottica il ruolo delle donne nel mondo del doppiaggio. Nel corso degli anni molte donne hanno dato voce a personaggi iconici del cinema, della televisione. La loro voce, il loro talento e la loro sensibilità hanno reso possibile l'esperienza di empatia e comprensione, superando barriere linguistiche e culturali. Per questo io vorrei ringraziare sinceramente tutte le donne che nel passato hanno dedicato, nel presente stanno dedicando e dedicheranno nel futuro parte della loro vita a questo mestiere con umiltà, grazia, generosità, dedizione, professionalità e amore. Quindi grazie Lidia, Rina, Wanda, Tina, Rosetta, Dia, Andreina, Angiolina, Fiorella, Flora, Elsa, Alina, Clara, Rosi, Fede, Pina, Piera, Susanna, Deddi, Gabriella, Antonella, Laura, Ludovica, Marzia, Germana, Paila. E grazie mamma, mamma Manuela, Maria Pia, Vittoria, Rita, Serena, Melina, Angela, Manuela, Rossella, Sonia, Lorenza, Ada Maria, Elettra, Aurora, Maura, Anna, Alessandra, Alida, Antonella, Barbara, Benedetta, Beatrice, Roberta, Fiamma, Claudia, Renata, Domitilla, Charlotte, Elena, Georgia, Gwendalina, Rossa, Daniela, Ginevra, Gilberta, Nina, Viola, Maria Stella, Sara, Sofia, Greta, Giulia, Lilian, Andreina, Deborah, Monica, Graziella, Giuppi, Giogiò, Franca, Lucia, Fabiana, Luna, Gea, Paola, Giovanna, Agnese, Gabriella, Costanza, Margherita, Gianna, Cecilia, Selvaggia, Angela, Joy, Fabrizia, Liliana, Sabrina, Chiara, Francesca, Mirta, Connie, Alessia, Erika, Miriam, Eleonora, Stella, Martina, Cinzia, Maya, Letizia, Caterina, Cristiana, Eva, Bianca, Isa, Giulietta, Ornella, Anna Rita, Isabella, Silvia, Giusi, Solveig, Vanna, Marzia, Ivana, Donatella, Elisabetta, Marina, Betta, Teresa, Ida, Flavia, Federica, Gaia, Maria Adele, Loretta, Lorena, Ileana, Marina, Gemma, Nicoletta, Elisabetta, Marta, Nadia, Sabina, Esther, Nunzia, Melissa, Carmen, Liselotte, Flaminia, Tara, Camilla, Emilia, Rosetta, Lidia, Elisa, Emanuela, Perla, Stefanella, Agnese, Carolina, Irene, Eliana, Mirella, Alice, Emma, Giuliana, Ilaria, Lucrezia, Maresa, Joyce, Jasmine, Adelisa, Evita, Ginevra, Roisin, Laura, Livia, Flavia, Silvia, Maddalena, Anna Teresa, Simona, Rita, Rachele, Anna, Raffaella, Ughetta, Annalisa, Carla, Malvina, Lorena, Mattea, Maria Stella, Nina, Viola, Giorgia, Tiziana, Arianna, Tatiana, Viviana, Patrizia, Valentina, Antilena, Rosanna, Alice, Pinella, Maria Giulia, Cecilia, Clorinda, Loredana, Maria Letizia, Veronica, Matilde, Vittoria, Virginia, Nicole, Lilli, Lavinia, Micaela, Cristina, Sabine, Valeria, Maria Grazia, Fiorenza, Stefania, Elena, Loris, Rosalinda, Gioietta. Vabbè, guarda. Siccome a noi ci dicono, ah, con sta voce potresti leggere l'elenco del telefono, ho voluto vedere se ci si riesce. Vabbè, sì, l'hai letto l'elenco del telefono, ma non hai letto l'elenco del telefono. No, a me mi hai fatto piangere. Ah, va bene, sono contenta, era il mio scopo. Hai deciso di farmi piangere. Era lo scopo. E quello volevo, era. Volevo riuscirci. Tutte. Tutte.
E ho provato a metterle tutte, io spero di non aver saltato nessuno, ho detto per mi arriverà, hai qualche cosa tutte. Mi verrà in mente, vi giuro, ho spulciato Jenna dall'inizio. Tutte le hai dette, infatti io ero veramente, ho detto come ha fatto a ricordarsene tutte, anche le piccolissime. Sì, sì, sei stata grande. Ho fatto un lavoro. Grande. Va bene, vogliamo lanciare le nomination insieme? Sì. Vediamo le nomination. Buonasera signora, favorisca patente e libretto per favore. Mi dispiace agente, sono uscita in fretta e furia, non ho preso niente, li ho proprio dimenticati. Va bene, ora scenda, perquisiamo il furgone. Io non lo farei se fossi voi. Cazzo, oddio. Metta le mani dove posso vederle. Sai da dove proviene la rispettabilità? Proviene dall'orgoglio. Prima era un poliziotto fiero di se stesso. Ma adesso... ho perso la testa per una donna. Io sono una pessima attrice, tu un pessimo avvocato. Non paghiamo l'affitto da 5 mesi, domani siamo in mezzo alla strada. Sarà una bella notizia. Ispettore di polizia. Ieri lei ha incontrato il signor Monferrand, non è così? Sì. Il signor Monferrand è morto. Allora, vince il premio edizioni d'autore Dogman, Lucky Red. Ritira il premio Rodolfo Bianchi. Buonasera. Rodolfo, grazie a tutti, bella questa serata, complimenti agli organizzatori, complimenti a loro che sono tutte molto 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 brave. Io voglio solo dire una cosa e poi lascio subito il palco. Questo è un lavoro non fatto, noi celebriamo i singoli, i nomi, ci autocelebriamo a volte, ma è fatto da tutti, tutti insieme. Un lavoro lo fa bene non una persona, ma tutti quelli che ci partecipano. In questo caso nel film, oltre ai fonici, il giovane John Cardi, Fabio Tosti che l'ha messato, la CDC che l'ha organizzato, la mia assistente Francesca Rizzitiello, Flavio Aquilone che ha fatto il protagonista, Valentina Favazza che ha fatto una bella parte e soprattutto Martina Felli che ha fatto l'altra protagonista. È merito di tutti, anche di quelli che hanno fatto le piccole parti. Quindi l'applauso va a tutti quelli che partecipano a un film. Giusto. Dico bene? Benissimo. Ok. E poi ricordatevi che le figure professionali di cui ho parlato adesso sono tutte essenziali e vanno rispettate e fatte rispettare. Grazie a tutti. Grazie. Ciao. Io scendo. Tu puoi scendere. Poso questa. Grazie Rodolfo Bianchi e grazie a Chiara Colizzi. C'è un regno tutto tuo che abito la notte e le donne che stanno lì con te sono tante, amica mia. Sono enigmi di dolore che noi uomini non scioglieremo mai. Come bruciano le lacrime, come sembrano infinite. Nessuno vede le ferite che portate dentro voi. Nella pioggia di Dio qualche volta si annega, ma si puliscono i ricordi prima che sia troppo tardi. Guarda il sole quando scende e accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore in voi non svanisce mai, perché sapete che può ritornare il sole. E se passa il temporale, siete giunchi e il vento vi piega ancor più forti voi delle querce, e poi anche il male non può farvi del male. Una stampella d'oro per arrivare al cielo. Le donne inseguono l'amore. Qualche volta, amica mia, ti sembra quasi di volare,
ma gli uomini non sono angeli. Voi piangete al loro posto, per questo vi hanno scelto, e nascondete il volto, perché il dolore splende. Un mistero che mai riusciremo a capire, se nella vita ci si perde, non finirà la musica. Guarda il sole quando scende e accende d'oro e porpora il mare, lo splendore in voi non svanisce mai, perché sapete che può ritornare il sole. Dopo il buio, ancora il sole. E se passa il temporale, siete prime a ritrovare la voce, sempre regine voi, luce inferno, e poi anche il male non può farvi del male. Grazie a tutti, il mio tempo è finito. Vi lascio nelle mani di un'altra mia fantastica collega. Non vi aspettate niente di serio, per favore, eh? Molto bene. Non avete mai avuto un sogno chiaro, tanto da assaporarlo. Come quello della carne umana? Più o meno. Sento che di questo passo il mio cuore esploderà, ma devo farlo, perché le mie paure io le devo affrontare. È la prima volta che dimostro che io sono pronta. Lo sono ed è per questo che vi guiderò e con voi ce la farò, il mio ruolo accetterò. Se lo faccio so che vi proteggerò. Sto tremando ma se l'ora è giunta devo essere pronta e lo sarò. E voi siete pronti alla morte in nome dell'idea in cui credete. Invece di morire posso mordere. Sono scelte, se lo siete mi seguite. Sono certa che accanto a me sarete degli eletti dal destino. È decisa! Non sarebbe bello andare giù in città se vi unite alla mia banda. Io vi porto in capo al mondo. Io lo so che il mio hotel vi piacerà. Non parliamo poi degli ospiti. E così avrete tanti amici, resteranno accanto a voi e mangerete un angioletto al dì. Ok. Si combatterà, che pasto sarà. Noi siamo con te per le ali flambè. Se ci guiderai, ben presto vedrai quegli angeli, noi mangeremo da eroi. Siamo al tuo servizio da oggi in poi, affamati come gli avvoltoi. E se ancora c'è chi non vuole unirsi a noi, già lo sai, su, vai, trasformalo in buffet. Beh, forse questo è troppo, ci calmiamo un po'. Oh, non ti devi spaventare. Tu li hai fatti entusiasmare. Secondo te io li controllerò. Tesoro, ti ci abituerai. Se canti, vi siamo tanto grate di essere con noi. Ci mangeremo un angelo. Oh no, è la prima volta che forse sono davvero pronta e sarò la stella che vi guiderà. Ed è sempre che lo so, io l'imparo che ci attaccano, li mangeremo.
grazie a tutti, grazie. Ve l'ho detto che non poteva essere una cosa così seria, giusto? Signore e signori, Rossa Caputo! Vi lascio nelle sue mani, a te lo scettro! Perché lo sapete, io sono un'appassionata, una fan sfegatata dell'animazione, del doppiaggio nell'animazione. Io sono grandissima portavoce del valore che ha il doppiaggio nell'animazione e Asbin Hotel, a mio parere, ho voluto portarlo a tutti i costi perché è rivoluzionario nel modo in cui è stato curato, grazie a Prime Video, grazie a Oreste Baldini, grazie a Gabriele Castagna, grazie a tutti coloro che si sono veramente uniti, a tutto il cast, alla Pumais 2 che ci ha fornito veramente tutto il supporto di cui avevamo bisogno. E io ci tenevo a farvi vedere la meraviglia che può dare il doppiaggio anche all'animazione, che spesso, troppo spesso, viene sottovalutata e targata come qualcosa per bambini, ma non è solo questo. Però adesso, niente, il gioco è finito e quindi torniamo alle nostre premiazioni. Anche quest'anno noi ci teniamo tantissimo a dare importanza e lustro anche ai documentari, che sono sempre più imponenti, sempre più forti, non hanno nulla da invidiare alle opere cinematografiche o di animazione. Molti studiano sui documentari, io stessa sono una grandissima appassionata. E per questo premio io ci tengo ad invitare il premiatore Antonio Falduto, di UNINT, Università degli Studi Internazionali di Roma. Eccolo. Salve professor. Grazie di essere qui. Un gelato, ragazzi, per favore. Professor Falduto, lei li vede i documentari? Se li gode, le piacciono? Che domanda difficile. Direi di sì, no? Visto che li insegniamo anche. Sì, devo dire che i documentari è la base su cui poi tanti registi, sceneggiatori anche, si sono cimentati prima di fare il loro primo film. Dobbiamo moltissimo a chi ci ha insegnato l'arte del documentario, perché è molto difficile farli. Fare un film di finzione, insomma, si inventa una storia. La vita è un'altra cosa, il documentario è qualcosa in mezzo, è un ibrido, dove c'è un regista, ma non si deve vedere. Dovrebbe essere il cinema del reale, infatti, la narrazione della realtà, ma è qualcosa in più. E questo qualcosa in più ha delle regole molto specifiche. Adesso poi si mischiano molti generi, ma il documentario ha una sua forza, è un genere che ci insegna molto a capire la realtà che viviamo. Tantissimo, è verissimo. Beh, se mi lascia un minutino solo, vorrei fare una richiesta al nostro pubblico. Particolare. Davanti a voi in ogni sedia c'è un nome, non so se l'avete notato. Ci dovrebbe essere anche il mio nome. Ho visto tutti gli spettacoli possibili qui pur di trovare il nome in una sedia, il mio nome, e non l'ho mai trovato. Ma vi dico questo perché non perché sapere su quale sedia state comodamente seduti e c'è il mio nome, ma perché questi nomi sono nati dall'idea di chi ha gestito e gestisce questo meraviglioso teatro quando è stato il momento di rinnovarlo. Ed è stata una specie di crowdfunding in cui diceva: dobbiamo rifare per esempio tutte le sedie, volete aiutarci? E io, come tantissimi altri colleghi, gente dello spettacolo, ha dato questo piccolo obolo per ognuno per una sedia. Ecco, io credo che questo sia un bellissimo gesto, non perché l'abbiamo fatto noi, ma perché credo che sia molto importante sostenere non solo i film, ma anche gli spazi dove si fa cultura in questo paese. E lo possiamo fare anche con noi, da noi, con il nostro impegno. Grazie, professore. Beh, direi di lanciare la clip dopo questa meravigliosa dichiarazione. Potrebbe dire alla giuria perché si trova qui? La signora Heard ha mosso delle accuse pesanti. Il mio ex marito mi ha fatto causa. Brutale, crudele. Questa situazione è umiliante. È tutto falso.
Quella settimana un mio compagno mi disse che l'allenatore si rivolse al medico dicendo che stavo ingigantendo la cosa. Ma non era così. No. Contrariamente a quanto riportato, a David non sono stati applicati 3 punti. Non ha avuto punti di sutura. Si è trattato di un'escoriazione, non c'è altro da dire. Ci troviamo alla fine di luglio nella zona di New Forest. 2 piccoli pecchiaioli occidentali si contendono la colazione. È tardi per nidificare, perciò devono crescere in fretta. E per quanto la rana non sia il loro cibo preferito, è quello che passa il convento. Bene. Dichiariamo il vincitore per il miglior documentario. Wild Isles, Amazon Prime Video. Sale, il premio viene consegnato a Nicola Olivetti, Country Manager Prime Video. E invece no, ma abbiamo un'intrusa. Non sono Nicola Olivetti. Nicola ha avuto un imprevisto e non è riuscito a venire, però ci teneva a ringraziare Vittorio Guerrieri, che ha diretto il documentario, Gino La Monica, che l'ha magistralmente interpretato, e la dubbing che ci ha assistito in questo progetto. Grazie di nuovo, Filippo. Complimenti. Facciamo uno scambio. Grazie. Grazie ancora, grazie a entrambi. Prego, grazie. Ma non è soltanto una serata fatta di premi, è anche fatta di musica meravigliosa, veramente una musica meravigliosa. Grazie Maestro Vivaldi, grazie a tutte voi. Ci vuole presentare il quintetto che ci accompagna questa sera? Buonasera a tutti, volevo presentarvi queste magnifiche musiciste che, insomma, con le quali collaboro con alcune di loro dal 1992. Non so come, dalla mia nascita, come sia stato possibile e siamo ancora qui. Allora, al contrabbasso abbiamo Mayra Pedrosa. Al violoncello Kyung Mi Lee. Alla viola Gaia Orsoni. Al violino Miwa Shiozaki. E al primo violino Prisca Amori. Lei, maestro, grazie ancora a tutte voi, siete meravigliose. Lei, maestro, è un musicista sopraffino, ha scritto spesso, ha accompagnato spesso le donne anche in fiction e film italiani, giusto? Sì, ho avuto la fortuna di fare delle monografie su grandi donne, quali appunto Luisa Spagnoli, Rita Levi Montalcini. E, insomma, adesso ne vedremo qualcuno. Molto bene, sono molto curiosa di sentire che cosa ha per noi. Abbiamo 3 donne, ho scelto 3 donne che ho musicato nelle fiction. La prima è Luisa Spagnoli, che insomma sappiamo tutti la storia di questa grandissima donna che prima nasce come pasticcera per poi passare a essere una stilista straordinaria. Poi la seconda è Fernanda Witkens, l'eroina di Brera, colei che ha salvato le opere d'arte durante i bombardamenti dai nazisti, ma contemporaneamente salva gli ebrei mettendoli dentro i camion dove portava via i quadri. E la terza è Filumena Marturano, che è andata in onda un anno fa con la straordinaria Vanessa Scalera, che rappresenta un po' tutte le donne nel mondo per questa storia incredibile raccontata da Edoardo. Noi le mettiamo insieme con 3 brani collegati. Grazie. Grazie maestro. Il palco è vostro.
Pensato di aver composto Chico Schoenberg, il brano non è così e se permettete ve lo risuono. Senza immagini. Thank you.
Bravi. Grazie. Grazie a tutti. E con questa meravigliosa musica direi che è ora di presentare il miglior film animazione. Per farlo, come sapete io sono una grande appassionata, non potevo non presentarlo io, ma abbiamo una meravigliosa premiatrice stasera, mia cara amica, esperta di cultura pop, anime e manga, presenza immancabile a Lucca Comics, al Comic Con di Napoli e a Romix. È una content creator e presentatrice molto seguita sui social. Chi meglio di lei? Beatrice Frasson Lorenzi. Buonasera a tutti, buonasera Rossa, ancora una volta sei stata ancora migliore dal vivo, cioè, sono emozionata tantissimo. Complimenti per quello che state Grazie. Facendo. Io ti lascio assolutamente la scena, voglio proprio sentire che cosa hai da dirci. Sarebbe stato molto più semplice appena arrivata, no? Mi sentivo molto tranquilla, poi avete riempito questo teatro della vostra arte, della vostra musica, di tutto quello che rappresenta effettivamente, quindi il mio è molto breve, ve lo faccio vedere, ho provato a impararlo a memoria ma non ce l'ho fatta perché mi hanno detto di qualcosa su di te, ma è molto difficile dire qualcosa su di me nel momento in cui tutto quello che io sono, nel bene e molti direbbero anche nel male, è per colpa vostra, perché senza il doppiaggio io non sarei qui. Quindi vi leggo, andrò il più velocemente possibile, perdonatemi anche se la mia voce non è sicuramente all'altezza delle vostre. Portate pazienza, vengo dal Veneto con furore, questa cosa credo sia abbastanza percepibile. Grazie. Sono Beatrice Lorenzi, faccio diverse cose, nessuna particolarmente bene. Lavoro come presentatrice e creator, parlando di cultura pop. Ma il mio sogno, quello più grande, è quello di fare l'attrice. Ma ovunque io sia arrivata, ci sono arrivata fallendo, ma vivendo anche di sogni. E non è facile vivere nei sogni quando vivi in provincia e quando sei una donna. Perché tutto quello che fai non sarà mai abbastanza. Questa cosa la si può percepire molto forte nei social, dove se sei una donna devi essere più brava, la migliore, la più forte e probabilmente devi anche goderti una bella dose di sessismo e di insulti. Ma in qualsiasi settore, forse quello artistico per eccellenza, la disparità a volte si sente e a volte fa molto male. Credo che tutte noi arriviamo a un momento in cui a farla da padrona sia la rabbia, ma dopo la rabbia si passa al silenzio e all'oscuramento ed è proprio in quel momento che arrivate voi con le vostre voci, perché le vostre voci danno carne, soprattutto nel mondo dell'animazione, a mondi lontani, a volte mondi talmente difficili che non riusciremo a sognarli senza il vostro supporto. E quindi proprio in quei momenti duri, non solo per le donne ovviamente, ma oggi si parla di femminilità, si parla di rumore, quindi in quel momento, al silenzio che sentiamo dentro, forse in quel momento è proprio necessario il rumore fatto dalle vostre voci, che incarnano i nostri sogni. Io sono cresciuta con gli anime e ancora una volta voi avete dato carne, infuso la vita e permesso a tanti bambini e tante bambine di crescere immaginando di poter essere nuovi eroi e nuove eroine. È mancato recentemente il maestro Toriyama, colui che ha creato Dottor Zamperale ma soprattutto Dragon Ball. E nel momento in cui è mancato un grande pilastro dell'animazione che è riuscito a portare tanto anche qui in Occidente, è stato premiato ancora una volta il maestro Miyazaki con il suo incredibile Il ragazzo e l'airone. Quando il mondo si stringe attorno a queste glorie, attorno a queste colonne, allora si può tornare a sperare, perché se c'è arte c'è speranza nel mondo, è solo la bellezza che ci può salvare. Ed è per questo che io sono onoratissima di essere qui questa sera, perché senza l'animazione, senza l'arte appunto, questa forma che viene troppo spesso trascurata anche all'università, no? E non sempre viene dato lo spazio giusto anche al fumetto, all'animazione. Quindi senza l'animazione, senza le vostre voci, io non sarei qui, tutta palpitante di sogni, di fallimenti, pronta a cadere e a rialzarmi. Quindi grazie e spero che le vostre voci ci guidino verso un futuro più equo e forse, lasciatemelo dire almeno questa sera, anche un po' più rosa. Grazie. Grazie tesoro, grazie veramente. Mandiamo la clip per le nomination. Spider-Man, wow! È tutto vero. Vediamo, che cosa sei, una mucca o un dalmata? Io sono... la macchia.
Ci incontriamo di nuovo, Spider-Man. Ti sembra divertente? No, certo, no. Tu, cosa ci fai tu qui? Scappa! Nel mio mondo c'è ancora molto da fare. Mamma! Makito, ti andrebbe di proseguire il mio lavoro? Peaches! Senti, non è come mi ero immaginato, però dammi un'altra chance. No! No, 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 no! Ehi! Ehi! Non è carino! Ah! Ha beccato il fungo azzurro! Con un po' di trepidazione, la mia prima premiazione, sono nervosissima. Allora, vince il premio per miglior film d'animazione Il ragazzo e l'airone, Lucky Red. A ritirare il premio Alessandro Rossi. Grazie, grazie a Lucky Red, che ha distribuito il film e che ha avuto e che me l'ha affidato. Grazie a tutti quelli, come diceva Rodolfo, che hanno lavorato a questo bellissimo film. Grazie a Cinecittà, che è un posto magico, che mi ha aiutato tantissimo e che dà un'emozione incredibile a tanti giovani partecipano, che non hanno mai visto quei posti, e quando entrano in quelle sale fanno la prima cosa, e che? Sembrano quelle cattedrali. Sale non si vedono più, sembrano delle cattedrali meravigliose del nostro mestiere. Grazie a tutti noi che cerchiamo di farlo, come si diceva prima, con passione, di farlo bene, di farlo con qualità. La qualità è il nostro modo di lavorare e siamo noi i primi, sempre, che possono difenderla. Ricordiamocelo, non ce lo dimentichiamo mai quando entriamo in una sala. E ho affrontato questa scala, ci ho avuto una paura terribile. Ci credo! Spero che... Però per avere un premio meraviglioso. Grazie. Tra l'altro di un maestro che ancora usa i vecchi metodi, l'animazione 2D, il maestro Miyazaki, tutto con le mani fa ancora, un po' come noi che siamo un po' artigiani ancora, sì. No? Ci proviamo. Grazie. Grazie. Grazie ragazzi, grazie mille. Attenzione a quella scala che io l'ho detto che mi faceva paura, eh? Ecco. E dopo l'animazione adesso abbiamo un premio molto speciale, perché abbiamo il premio blocco miglior traduzione e adattamento. Premia l'AIDAC in questo caso. È un premio che richiede una competenza specifica, perché adattare non è solo tradurre, ma è raccontare la cultura di un paese al pubblico di un altro paese. Giusto? E senza un adattamento fatto bene, che cosa sarebbe questo lavoro? Come ogni anno, è fondamentale e prezioso il contributo dell'AIDAC, Associazione Italiana Dialoghisti e Adattatori Cinetelevisivi, che ringrazio. Invito a consegnare il premio Susanna Piferi dell'AIDAC. Grazie di essere qui. Allora, sei emozionata di trovarti sul palco? Sì, beh, abbastanza. Giusto, non ci sono abituata io, a differenza di voi non ci sono abituata. Gli adattatori, giustamente, sono ancora più nell'oscurità sono dei doppiatori. E... Sì. Però che cosa sarebbe, appunto, come dicevo, non ci sarebbe. Esatto. Cioè, su questo non c'è dubbio. Lo faccio da 40 anni e passa. Figlia d'arte. Fieramente. Alberto Piferi fu... un antesignano di questo lavoro. Grazie.
E quindi sì, è un lavoro meraviglioso, molto solitario, molto non socializzante, però bellissimo. Però un adattamento fatto bene unisce le persone invece, unisce anche i paesi. Ma poi è il primo tassello di un lavoro, esatto, appunto, come dicevano tutti, insomma, di squadra. Senza quel tassello lì fatto bene non si va avanti. Non si va avanti. Voi non doppiate, assolutamente. Un adattamento. Esattamente, o doppiamo male purtroppo. Male, sì, insomma, però bene, grazie mille. È importante. Assolutamente. Mandiamo le clip allora. Grazie. Prego, vieni. Non è solo cioccolato, vero? C'è della toffoletta? Esatto, ricetta dello sciamano toffo del Perù. E del caramello? Ma è salato, con le lacrime agrodolci di un clown rosso. I nostri momenti. Di quali momenti parli? Delle notti che ho passato a osservarti da lontano. Di quando sono riuscito a dormire, ascoltandoti respirare. Di quando ti ho abbracciato e ti ho sussurrato che ero felice. Le vendite sono ferme, FERME. State distruggendo questa azienda. Le vendite sono ferme a 170 milioni a trimestre perché abbiamo sconfitto il cancro. Se non si cresce, si muore. Dov'è la crescita? In altri mercati con altri farmaci. Il Lonafen è un altro farmaco. Ce l'ho il microfono, sì. Sì, sì. Vince il premio per miglior traduzione e adattamento Valerio Piccolo per Wonka. Difficilissimo, tra l'altro. Un adattamento difficilissimo. Per la prima volta ho adattato anche le canzoni di questo film. È stato un lavorone. Mi capisco. È molto tosta. Tu sicuramente mi capisci. È un'avventura stimolante, ma devo dire che questo è proprio uno di quei film che secondo me fanno proprio vedere come col doppiaggio si possono fare dei lavori di squadra pazzeschi, perché comunque devo dire che tutto... Questo è un film che fa molto onore e giustizia, rende molta giustizia al doppiaggio. Infatti ringrazio ovviamente tutti, la Warner, che tra l'altro è molto al femminile, perché insomma Anna Laura Carano e Susanna Di Palma, che hanno seguito questo film, Massimiliano Di Alto, che l'ha diretto, e Roberta Schiavon, che ha fatto l'assistente, la CDC, Fabio Tosti, che ha già vinto, quindi è come... quest'anno hai visto, per la prima volta abbiamo vinto insieme, una cosa incredibile. E poi perché questo film per me insomma chiude una serie di cerchi, soprattutto quelli con la musica, perché io ho un'altra cosa che forse succederà in quest'anno che lega molto musica e cinema, ha a che fare anche un po' con Kyunmi e con Prisca, che stanno qui, quindi c'è tutto un mondo diciamo che si unisce molto stasera, e questo sono molto contento. E dico soltanto una cosa che voglio dire, a cui tengo molto. Visto che si parlava di qualità, che Alessandro parlava di qualità, visto che stiamo tutti con questo spettro dell'intelligenza artificiale, no? Che incombe anche qua dentro, allora noi abbiamo un'unica salvezza, che è quella della qualità, come ha detto Alessandro. Qui in sala, ma in generale, ci sono un sacco di giovani bravi che nel mio lavoro, che ha a che fare molto con la traduzione, su cui io mi batto molto, che è un lavoro che viene molto dalla traduzione prima di arrivare all'adattamento, ci sono un sacco di bravi traduttori giovani, motivati. Io insegno da un po' di tempo e lo posso toccare con mano. Dobbiamo dare un po' di spazio a questi ragazzi, come l'ho avuto io, che arrivavo da lontano, non appartenevo a questa famiglia, che ringrazio tantissimo perché mi ha accolto 25 anni fa con moltissimo amore. Però questi ragazzi gli dobbiamo dare una possibilità vera, cioè dobbiamo proprio investire un po' su di loro, seguirli un po' e dargli la possibilità di crescere, perché ce ne sono e sono bravi, e questa è la nostra arma per
ritardare il più possibile quel momento che temiamo, ecco, questo soltanto. Grazie davvero, ci tengo molto. Questo film per me è un fiore all'occhiello, sono molto contento di aver vinto proprio con questo film. Grazie. Bravo. Grazie. 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 Grazie a entrambi, ti prendo questo. Grazie ragazzi, grazie mille di essere qui. Queste scale, ragazzi. E ora una novità di quest'anno. Sponsor ufficiale della manifestazione SIAE assegnerà per la prima volta un premio speciale agli autori degli adattamenti che hanno riscosso maggior successo nel 2023 in TV e online. Invito sul palco Andrea Marzulli, direttore sezione cinema SIAE. Andrea, che bello. Ciao. Qui. Allora, raccontaci un po' di questo premio. Beh, allora, diciamo, quest'anno abbiamo voluto legare il nostro premio un po' più a quello che facciamo. E fondamentalmente noi ci occupiamo di redistribuzione della ricchezza. Andiamo a prendere la ricchezza generata dalle opere audiovisive, ne prendiamo un pezzetto e la ridiamo a chi quelle opere ha creato. E appunto in questo caso si tratta degli autori di adattamento. Certo, sia TV che online, quindi doppio premio. Online abbiamo deciso di sdoppiare il premio, sì, perché questo ci dà anche l'occasione per premiare un film e una serie, che è un binomio assolutamente... Fantastico. Vuoi annunciarli tu, i vincitori? Assolutamente sì. Ecco la busta, guarda, ce l'abbiamo lì. Premio SIAE adattamento in TV, Anton Giulio Castagna, per Kick-Ass 2. Ritira il premio, il meraviglioso figlio di Anton Giulio Castagna, Gabriele Castagna. Sopravvissuto alle scale, perfetto. Annunciamo anche il premio online. Premio per l'adattamento online a Barbara Bregant per Fate the Wing Saga 2. Date un gelato. Un altro gelato. Congratulazioni. Ciao, non sono Barbara Bregant, sono un'amica, lo ritiro per lei perché non è potuta essere qui e ci tenevo a ringraziare la SIAE, la Dubbing Brothers che le ha dato la serie, che è Wing Saga, e Netflix che l'ha prodotta. Gabriele, anche tu sarai molto emozionato. Sì, sì, volevo ringraziare anche io perché insomma mi ha fatto un sacco piacere che abbia avuto così tanto successo questo film perché è veramente molto bello, insomma. Quindi fa tanto ridere e sì, sì, mi fa tanto piacere. Grazie, grazie ragazzi, grazie. Grazie del vostro meraviglioso lavoro e del meraviglioso lavoro della SIAE. Grazie. Prego, scendete pure. Eccoci. Grazie. Molto bene. Sono un po' emozionata. Giuggi ci manca a tutti, no? Per fortuna questo lavoro rende le persone davvero immortali. A me quando mancano io me li vado a riascoltare o vado ad ascoltare la loro anima ed è per quello che secondo me l'intelligenza artificiale ha poche speranze rispetto all'anima e al cuore umano. Mi spiace, io non ho paura. Io non ho paura. Ma passiamo a uno dei miei premi preferiti, la direzione del doppiaggio. Per questo premio io stessa ho voluto chiamare questa persona che adoro e che stimo in un modo incredibile. Io
Trovo che questa donna sia unica nel suo genere. È business strategist, reputation manager, TED talker, famosa per le sue campagne di comunicazione antiviolenza domestica, autrice, attrice, ma soprattutto amica, Maria Beatrice Alonzi. Quanto sei bella. Oh, hai spaccato, eh? Forse lo faccio come secondo lavoro, prima o poi. Ce la fai un'altra canzone prima che ce ne andiamo? No. Comunque, ma tu invece ci devi fare un tuo discorso, perché se non avete mai ascoltato un discorso di Beatrice, è in grado di rinnovare l'anima e rinfrancare il cuore come nessuno al mondo. Il palco è tuo. Grazie. Allora, il regista, che si chiama Emanuele, mi aveva promesso il gobbo. Ok. Buonasera a tutti. È con grande emozione che mi trovo alla 15ª edizione del Gran Premio Internazionale del Doppiaggio. Un evento che non celebra solo l'arte del doppiaggio, ma anche la straordinaria capacità umana di dare vita con la voce a personaggi e storie che a volte ci fanno semplicemente emozionare o riflettere. Altre però ci trasformano completamente. Oggi io, premiando la migliore direzione al doppiaggio, vorrei fare luce su quello che è il fulcro di questo ruolo complesso, ovvero la leadership in campo artistico, con uno sguardo attento al valore inestimabile che le donne portano in questo settore. In un mondo che è e ha storicamente visto prevalere figure maschili in ruoli di comando, le donne hanno effettivamente lottato non solo per i propri spazi, ma anche per ridefinire che cosa volesse dire essere leader. La leadership, in senso profondo, non è solo e va oltre il sedersi ad occupare ruoli di potere, poiché la leadership rappresenta la capacità di ispirare, di guidare l'empatia e di far emergere ogni singola volta la parte migliore, il talento di tutti gli artisti con i quali si collabora. Per questo i direttori che utilizzano la loro capacità di ascolto, la propria sensibilità, hanno dimostrato quest'anno che un approccio inclusivo porta risultati straordinari, riuscendo a far emergere emozioni nascoste, navigando all'interno del complesso mondo delle relazioni umane e trasformando le loro competenze in arte. Nel mondo del doppiaggio la voce diventa ponte tra l'anima di un personaggio e il cuore dello spettatore. Di conseguenza comprendere ed esaltare ogni sfumatura emotiva è essenziale. Celebriamo quindi stasera il successo di una leadership nel doppiaggio che sia accurata, misurata, e non solo come traguardo individuale, ma come vittoria collettiva, poiché quando viene premiata come questa sera una guida capace, si apre la strada ad un futuro dove inclusività, diversità, unicità non sono solo occasioni, ma essenza del raggiungimento di un straordinario traguardo per ogni opera artistica. Quando parliamo di leadership, dobbiamo riconoscere che non esiste un modo di guidare o di arrivare al successo. Allora, i direttori e le direttrici in gara quest'anno ci hanno fatto scoprire quale sia il cammino da percorrere, l'unico, quello che esalta, accoglie e valorizza ogni voce, e quello che questa voce rappresenta.
quello che cerca connessioni autentiche, quello che sì trasforma le competenze in arte, ma contemporaneamente utilizza la propria unica esperienza non per esaltare se stessa, perché la vera leadership, hanno dimostrato, nascere solo dove c'è la profonda comprensione e il desiderio di far emergere la storia e non la persona. Per questo una leadership corretta non si impone ma invita al dialogo, non si esalta ma eleva coloro che ne fanno parte. Nel vostro lavoro, per questo, questa sera, celebriamo non solo il cammino intrapreso, ma anche l'importanza della costruzione di un mondo artistico realmente inclusivo e rappresentativo. Poiché da voi ogni sfumatura vocale può cambiare un personaggio, una scena e a volte addirittura l'intera narrazione. E allora arrivano i migliori che guidano la voce altrui non solo per narrare storie indimenticabili, ma per parlare, sfidare stereotipi e creare un mondo artistico che sia per tutti complesso perché pieno di diversità e di meraviglia. Purtroppo noi viviamo un momento nel quale le voci dei più deboli vengono messe a tacere. Allora oggi cerchiamo di celebrare qualcuno che queste voci invece le ha amplificate come mai prima d'ora, perché in questo momento ci sono storie da narrare che hanno bisogno di voce come mai prima d'ora, e che il vostro lavoro, il vostro impegno e la vostra dedizione ci sia da esempio per lottare per un mondo equo, giusto e ricco di opportunità. E allora andiamo a celebrare insieme la capacità di cambiare le cose, la forza di riconoscerle e soprattutto il potere trasformativo unico della voce umana che voi rappresentate. Grazie. Grazie a te tesoro, grazie. Vediamo le nomination. Grazie di essere qui con così poco preavviso. È incredibile. Ma eccoci qua. È un test atomico. I russi hanno una bomba. E ora la gara è contro i sovietici. Se non la iniziamo, no. Robert, hanno appena sparato il colpo di partenza. Molto meglio stare zitto. Se non hai cose intelligenti da dire, se no hanno il sopravvento. Loro le chiamano parole da merlo. Parole da merlo. E come posso aiutarvi? Lo so che è tardi. Qualcuno fuori che bussa alla porta. Non sapevamo se bussare alla porta principale o a quella laterale, e così è andata avanti per un po'. Io volevo provare a quella laterale perché ha la vetrata, così ci avreste visto e avreste capito. Lei deve essere Amanda. Vince il premio per miglior direzione del doppiaggio per Oppenheimer, Marco Mete. Brava! Grazie per il Perché pesa? Deve fare le foto. È un gran peso. Ah, perché bisogna fare... Facciamo un attimo. Anche perché purtroppo spero di essere il più breve possibile, vista l'ora. Intanto dovrei dare un bacio a Marco Guadagno, col quale ci eravamo ripromessi che chiunque vinceva dava un bacio all'altro. E devo ringraziare ovviamente le persone con cui ho lavorato, devo ringraziare Roberta Schiavon, devo ringraziare Walter Carboni che era il fonico di Sala, devo ringraziare tutti gli attori, da Simone D'Andrea a Rossa, a Domitilla, a tutto il cast infinito di attori che erano in Oppenheimer, devo ringraziare Grant Nichols che è il fonico col quale abbiamo missato il film a Londra, che è stato veramente straordinario, e devo ringraziare i miei
sostenitori, i miei primi fan, Federica, Stefanella, Andrea, Leo, Carmen, che è rimasta a casa con Bri, e tutte le persone che contribuiscono, hanno contribuito, aiutandomi a essere accanto ad alcune delle più grandi menti che ci sono al momento sul nostro pianeta, perché chi crea opere d'ingegno di questo genere non può essere altro che un grande cuore, una grande anima e una grande mente. Ringrazio Beatrice per il discorso che ha fatto, che mi lascia addosso una grandissima responsabilità, ma quello che voglio dire... capace e capace di aprire strade per il futuro. Grazie, mi posso anche commuovere, potrei anche commuovere. Ma quello che voglio dire è che, non essendo una donna, stasera non mi sento fuori luogo, perché penso che ognuno di noi, quando crea, lavora in quella parte di sé femminile che è la parte che crea, la parte creatrice. Quindi apre quell'universo femminile che ognuno di noi ha dentro e che è talmente ricco da poterci consentire di fare creazioni meravigliose. Ma penso che sempre andiamo a pescare in una zona che è più femminile che maschile. E ringrazio ovviamente la Universal, Barbara Casucci, ringrazio la Laser... tutti quelli che in qualche modo mi hanno supportato, mi hanno aiutato a fare questo lavoro. Grazie a te, alla grazie, tua guida, Marco. Grazie. Grazie, grazie davvero. Grazie, grazie a tutti voi e soprattutto anche ringrazio tutti quelli che mi hanno votato, ovviamente. Grazie, grazie. Grazie alla giuria, grazie. Grazie a voi, grazie ancora Beatrice, grazie delle vostre bellissime parole. Grazie. Sì, aiutateli, vi prego, che abbiamo questa meravigliosa gonna. Brava Bea, grande Marco, grazie. E adesso, signori, io in realtà vi lascio nelle mani della nostra quarta fantastica, Emanuela Rossi. Grazie. Sono ancora qua. Sta mio fratello. Ognuno ha tanta storia, tante facce nella memoria, tanto di tutto, tanto di niente, le parole di tanta gente, tanto buio, tanto colore, tanta noia, tanto amore, tante sciocchezze, tante illusioni, tanti silenzi, tante canzoni. Anche tu così presente, così solo nella mia mente, tu che sempre mi amerai. Tu che giuri e giuro anch'io, anche tu amore mio, così solo e così bello, anche tu diventerai come un vecchio ritornello che nessuno canta più. Come un vecchio ritornello che nessuno canta più. Sempre, 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 sempre anche tu diventerai vecchio ritornello che nessuno canta più. Come un vecchio ritornello che nessuno canta più.
anche tu così presente, così solo nella mia mente, tu che sempre mi amerai. Cantate anche voi. Anche tu così na 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 na, così bello e così certo, anche tu diventerai come un vecchio ritornello che nessuno canta più. Come un vecchio ritornello e nessuno canta più. Grazie, grazie, grazie. Vi ringrazio per la vostra benevolenza, per essere ancora qui, e chiedo scusa a Gabriella Ferri, però volevo fare un omaggio a questa grandissima donna e a quello che ha rappresentato nella musica e nella romanità. Io sono romana, per cui mi hanno chiesto chi attrice, chi donna vorresti rappresentare o comunque ricordare, ho pensato a lei e indegnamente mi sono esibita con questo che penso sia una delle sue canzoni più belle. Però grazie, l'ho pagato. Allora sono molto contenta di essere arrivata qui al rush finale. Adesso ci sono gli ultimi tre premi e lo sapete, miglior attore, sì. Non è solo una voce, un doppiatore non è solo un doppiatore, è anche un attore. E allora, miglior voce maschile, miglior voce femminile, miglior film. Intanto chiamo qui a supportarmi colui, preziosissima presenza, che premierà la miglior voce maschile. Ti sto guardando, lo sai che devi venire tu, Rodolfo, vieni. Rodolfo, facciamo questi colori, bianchi e rossi. Vieni, Rodò, buona mano, Rodò. Se n'è andato, che purino. Allora, cosa dire di Rodolfo? Lo conoscete tutti, penso che ti abbiano già presentato. Andiamo, vediamo le clip, ok? Manca poco, lo dirò a Queenie. E le dica di non arrendersi. Io continuerò a camminare. Lo farò. Anche se avrà dei dubbi, non si arrenda. Lei deve vivere. Un soldato? Lui è un generale, ho tutti i soldati che mi servono. Cosa gli diciamo? Quanto vuole finché non salta il mio stivale sulle palle. Tu conosci gli isotopi e tu gli esplosivi. Ma non puoi dirci che cosa fai? Si tratta di scatenare l'interazione forte. Caro Jerry, le mie scuse estemporanee per la registrazione, che non è così male, ma neanche davvero buona. Ho rivisto la partitura ora, sfinito, e va tutto bene fino al numero 3, quando i due pianoforti entrano in contrappunto. Temo ci sia un po' di caos lì. Ecco. E allora? E allora? E allora chi è? The winner is? Non c'è. Non c'è. No, miglior attore, voce, miglior doppiatore, miglior attore, doppiatore, doppiatore, come vi pare? Simone D'Andrea. Beh, lo sta. Dai, che tu sei agile, dai! Complimenti. Beh, voglio dire, senza nulla togliere agli altri, insomma, era scontata questa cosa. Bravo, complimenti, veramente. Che ci vuoi dire? No, va bene, qualsiasi cosa ti detta il cuore, siamo qui. Ah, un attimo, scusa. Questo è, perché tu parlavi con non quello. Posso, sì, non posso non ringraziare tutta l'orchestra del film, quindi uno splendido direttore d'orchestra che ha già vinto un premio, che è Marco Mete,
una straordinaria assistente al doppiaggio, Roberta Schiavone, e un fonico straordinario che è Walter Carboni. Ma questa sera ringrazio anche Simone per aver sempre creduto in questo mestiere e la passione che ci ha sempre messo nelle cose. Grazie. Grazie. Bravo, meritatissimo Simone. Bravo, continua così. Salutiamo anche Rodolfo. E adesso ci apprestiamo a premiare forse il premio più rappresentativo, perché racchiude in sé un po' tutti i premi ed è un premio a tutti quelli che partecipano al doppiaggio di un film. Premiamo il miglior film del 2023 e per fare ciò chiamiamo forse la persona più rappresentativa e più importante di questo, di questa manifestazione. Filippo, vieni. Filippo Cellini, direttore artistico del GPID. Ok. Vabbè, ovviamente non è così. Solo una cosa, velocissima, grazie alla INCE che tutti gli anni organizza questo premio e quindi io rappresento indegnamente la INCE, ma in realtà dietro ci sono decine di persone che lavorano per questo premio. Alfredo, Barbara, Domenico, Arthur, Michela, Jacopo, ce ne sono tantissime. Credetemi, mettere in piedi una cosa del genere non è facile, tutti gli anni. Un ringraziamento a tutti quelli che ci hanno aiutato per tutte le attività collaterali, quindi professor Falduto, Serenella Zanotti, per i seminari e tutto quello che facciamo per questo premio, che non è semplicemente una serata, ma sono tanti eventi e tante cose che mettiamo in piedi ogni anno. Quindi grazie a tutte voi ragazze, basta, non devo dire... Grazie per ragazze. Esatto. Io sono già contenta così, vediamo le nomination. C'è stato un momento in cui sembrava che la reazione a catena di un ordigno atomico poteva non fermarsi. Stiamo dicendo che c'è la possibilità che quando premiamo quel pulsante distruggiamo tutto il mondo? La probabilità è quasi zero. Quasi zero? Che pretende dalla sola teoria? Zero. Tu mi fai pagare i prezzi degli osi. Tua moglie ha anche detto che voleva una bara aperta. Ma non ha la faccia. Non ha la faccia, Frank. Perché la vorrebbe aperta? Stai cercando di rubare a noi? È questo che cerchi non di fare? Sono... Non sono soldi tuoi. No, non le lascio fare solo un'appendicectomia. Ma sono un uomo. Ma non un dottore. Posso sentire un dottore? Io sono un dottore. Mi serve una penna a scatto? No. E una cosa affilata? No. Eccolo lì, dottore. Chiamate la sicurezza. Vince il premio per il miglior film dell'anno, Oppenheimer di Universal Pictures. No, Marco Guadagno, basta, già gli ho detto tutto quello che potevo dire. Aspetta, vai. Grazie intanto, grazie della musica, grazie dell'accompagnamento sonoro della serata. E Barbara Casucci della Universal non c'è, però mi ha chiesto di ritirare il premio, del quale ringrazio Ince per la serata fantastica, ringrazio le quattro ragazze, anch'io, perché sono state fantastiche. E voglio solo dire che... Visto che il film ha vinto tutti questi Oscar, qualcosa di vero ci deve essere. Certo. E qualcosa che ha toccato veramente profondamente l'anima delle persone che hanno visto questo film. E l'augurio ovviamente è che ci aiuti a preservarci da qualunque rischio, che si possano ripetere delle cose che non vogliamo che si ripetano. Grazie. Speriamo. E comunque questo significa che il doppiaggio italiano è stato all'altezza del film e dell'edizione americana. Sì, penso proprio di sì. Grazie. Bravi, grazie. Bravi noi, bravi tutti. Allora, dai, io ho un fuori programma velocissimo. Sì, va bene. Io vorrei invitare tutte le ragazze, sì, tutte quante, quindi vorrei qui sul palco tutte le ragazze. Vai. Sara Ciocca, Domitilla D'Amico e Rossa Caputo. Venite qui.
eccole. Vi prego ancora un applauso perché sono state meravigliose. Bravissime. Le abbiamo fatto fare d'arte. Piccoletta. Dov'è Rossa? Ecco Rossa, venite qui. Mi faccio aspettare. Venite qui al centro. Ecco. Prego. Lo so che è una cosa d'obbligo, sembra un po' Sanremo, però tocca farla. Ma belli! Quindi questi sono per voi. Oh, grazie. Veramente, perché... Grazie! I fiori sono sempre graditi. Sì, sempre. Mi sembra veramente poi dopo... il minimo per il lavoro che avete fatto, per la passione che grazie. Ci avete messo. E... Grazie. È non è facile, non è facile per niente. Vorrei che tutti quelli che ci sono qui si... insomma. Bisogna veramente ringraziarle tutte e quattro perché ci hanno messo una passione in questi giorni, un ardore, una forza loro enorme, le vero, prove. Bravissimi. Tutte grazie. Quante. No, io sono entrata in ultima battuta, no, anche vabbè. Tu, anche tu, anche tu così presente. Sente così sola nella mia mente. Esatto. Quindi, a voi il palco per l'ultimo premio, sì. Che a questo punto, questa sera, è il premio più importante di tutti. Già. La miglior voce femminile, vediamo le clip. Vediamo. Assolutamente. Voilà. Vediamo le clip. Prego. Ho finito i fogli io. Ehi, Barbie. Sì. Vengo da te stasera? Certo. Non ho niente di speciale in programma, solo un gigantesco mega party con tutte le Barbie, con coreografia preparata e una canzone scritta apposta. Che cool. Già, ok. E tuo fratello è Brian? Sì, Byron. Byron. Hai paura di lui? Di mio fratello? Di chi? Di tuo zio. Sono la dottoressa Evelyn Decker. Posso chiederle il suo nome? A parte il fatto che fumare fa male alla salute, le devo ricordare che... oltretutto è proprio illegale fumare qui dentro. A lei dà fastidio? Non tanto. Vince il premio per... la miglior voce femminile, Benedetta Ponticelli! Lo devo dire! Andiamo insieme. Hai ragione. Benedetta Ponticelli. Grazie. Ciao tesoro, ciao. Molto piacere, non ci conosciamo. No, però abbiamo fatto madre e figlia in un telefilm. Ah, bene. La mia cattivissima madre. Ah, benissimo. Piacere di conoscerti. Piacere anche il mio. Beh, intanto ciao, complimenti per questo meritatissimo premio. Grazie. Grazie, scusate, sono emozionatissima perché... Vieni, grazie. Vai. Sono stordita. Al centro e vieni qui in proscenio. Vai. Grazie. Sono stordita perché è bellissimo vincere questo premio. Non è la mia voce questa, scusate, non so che voce mi sta uscendo. Vuoi che ti doppio? Grazie, magari. Ci guadagnerei, diciamo, una frase per una. No, sei troppo giovane. Tu. Ed è bellissimo vincerlo in questa edizione così al femminile. E devo ringraziare Rodolfo che stasera mi ha fatto sedere all'esterno perché così almeno non sono arrivata presto qui. Ringrazio Rodolfo per avermi fatto fare questo film perché è stata una cosa veramente eccezionale, un lavoro eccezionale e risentendomi non mi riconosco, quindi vuol dire che mi avete portato tu, Maurizio Solofra e Francesca Rizzitiello a delle altezze a cui io da sola non sarei potuta arrivare. Ringrazio naturalmente lo Studio M, ringrazio le amiche perché una serata al femminile le amiche che ti tengono la mano e ringrazio quello che non sapevano, loro mi hanno aiutato tantissimo, non sapevano che in quel periodo ero completamente fuori di me quando ho fatto quel film perché avevo appena scoperto di essere incinta e quindi ero un pieno di gioia e paura e mi hanno sostenuto più di quanto non dovessero fare e ringrazio anche mio marito che la sera accoglieva tutte le mie insicurezze e le mie paure e che stasera è a casa con la nostra bambina. Grazie. E grazie alla giuria ovviamente. Mi raccomando, brava. Mantieni questa promessa. Bravissima, grazie. Ok. Andiamo a casa. Ce ne andiamo a casa? Sì. Abbiamo finito? Dai. Solo una cosa, ma posso chiedere a tutte le donne che sono in questa platea?
di salire un attimo. Ma sì. Tutte? Solo un attimo, vi prego, vi prego. Poi ce ne andiamo a casa. Con le scale. Ma come ti è venuto in mente questa cosa? Scusa. Niente. Propongo un'altra cosa. Rossella, facciamo invece una foto tutti quanti, con tutte le donne in piedi. Scendiamo che noi. Che ci cazzo? Scendiamo noi dal palco. Mi passate per favore mi passate il telefono? Il carretto passava. Ma mio fratello se ne va. Alzatevi donne, per favore. Vi facciamo una foto così. Dai, facciamoci un selfie. Sì, selfie così. Selfie con tutti. Tutte le donne in piedi, tutte le donne in piedi. Dai, è il tuo momento, Marco. Dove sta? È il tuo momento, tutte le donne in piedi. C'è Manuela, però. Ecco. Eccoci. E vai. Grazie a tutti. Grazie a queste quattro splendide donne. E a tutte voi. Grazie. Al prossimo anno. Al prossimo anno.